Buonasera a tutti, torniamo questa sera a parlare di autonomia regionale differenziata perché siamo di nuovo alla vigilia eh, di questo mh, disegno di legge di, del ministro Calderoli eh, che domani è eh, in agenda alla Camera. E chiedo di spegnere i microfoni a quelli che sono collegati. E eh, intanto eh, ne approfittiamo per ritrovarci tutti insieme e poter parlare anche di questo libro che abbiamo eh, realizzato, mettendo insieme tanti eh, esperti tecnici e persone che si sono occupate a vario titolo di autonomia differenziata delle materie di cui si occupano, perché naturalmente si parla molto di autonomia differenziata. Ma eh, è molto difficile anche capire concretamente quali saranno le conseguenze che possono eh, ricadere sia sulla vita dei cittadini, la vita quotidiana, sia eh, anche sul, sul nostro paese, perché comunque abbiamo un paese che è fatto di tante regioni che si basano sulla solidarietà e su uno Stato che diciamo dai principi fondamentali, legislativi, e amministrativi a tutte le regioni. Mentre come vedremo il disegno di legge Calderori a nostro avviso rischia di cambiare completamente i connotati alla nos al nostro paese e alla vita dei cittadini, soprattutto creando delle forti disuguaglianze oltre quelle che già ci sono. Questa sera siamo molti e eh, naturalmente eh, cercheremo di raccontare tanti pezzetti di questo libro, di tutte le problematiche che ci sono. Eh, e poi rimandiamo alla lettura del libro che è scaricabile gratuitamente sul sito di Cartinregola www.cartinregola.it eh, fa faremo una serie di interventi introduttivi eh, con eh, i costituzionalisti azzariti, Villone, abbiamo anche un pezzettino di Francesco Pallante e Barina Boscaino, del portavoce dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, e poi entreremo nel vivo con alcuni dei, degli autori del nostro libro che racconteranno, anche se brevemente... Eh, quello che succede alle materie di cui si sono occupate. Io passo eh, subito la parola a Pietro Spirito, che voglio ringraziare particolarmente perché è il mio compagno di avventure di tutto questo lavoro che abbiamo fatto, eh, senza di lui non sarebbe stato possibile, e, e naturalmente senza eh. tutte le persone che ci, ci hanno seguito in questi mesi, aiutandoci e rendendosi disponibili a lavorare a questo libro. Passo quindi la parola a Pietro Spirito e poi a Gaetano Azzariti per un'introduzione eh, su quello che proprio comincia, eh, che è la Costituzione italiana, che secondo Calderoli e, e molti fautori dell'autonomia differenziata sarebbe alla base di questa sciagurata operazione di disuguaglianze. Prego Pietro. Sì, buonasera. In realtà noi dobbiamo eh, ringraziare tutti quelli. Che hanno prestato la loro intelligenza, la loro voce, il loro pensiero per spiegare eh, la complessità di questo prisma che è composto di 23 materie e oltre 500 funzioni. Quindi in realtà siamo in presenza di una profonda riscrittura eh, del meccanismo istituzionale del nostro paese e con il rischio che questa vicenda passi un po' in sordina come se fosse una questione non così rilevante. Beh, insomma, c'era già il titolo quinto. Stiamo applicando solo il titolo quinto. Non c'è dubbio che si è partiti dalla riforma costituzionale sciagurata del titolo quinto. Ma insomma, Caldellori ci ha aggiunto molto sale in questa minestra che diventa, a nostro avviso, indigeribile. Quindi, eh, il nostro invito è a leggere questi contributi che sono, noi abbiamo raccolto. In questo volume a continuare la battaglia perché insomma c'è ancora c'è ancora tempo eh, ci una possibilità per contrastare questo disegno e come ha detto anna ora darei la parola al professore azzariti uno dei più illustri costituzionalisti perché parli per l'appunto del, del rapporto contrastato tra la costituzione e eh, il disegno di legge calderoni prego professore Grazie dell'invito, grazie dell'incontro, grazie di tutto. Dunque, visto che è il primo intervento diciamo di carattere introduttivo, io, anzitutto vorrei cercare di riflettere con voi e con chi ci ascolta su un punto che a me sembra un dato di fatto, non un'interpretazione possibile, forse mi scuso, allargando, allargando ulteriormente la nostra riflessione, cioè vedere è, dove è inserito questo disegno di autonomia differenziata è inserito all'interno di eh, un cambiamento epocale che stiamo vivendo, di cui forse non riusciamo a percepire esattamente la dimensione, però io vorrei banalmente fare alcuni riferimenti di quello che stiamo vivendo e che tutti conosciamo, ma messi insieme e vediamo come in qualche modo bisogna preoccuparsi eh, o comunque bisogna governare i cambiamenti. Eh, io penso di poter dire questo, il nostro stato na è opera all'interno dell'Europa di cui abbiamo fatto tanta retorica ora si può essere filo europeisti o anti europeisti sovranisti come si dice però una cosa è certa è che l'Europa sta cambiando sta radicalmente cambiando e da qui a due anni 2 26 ehm, avremo un'altra Europa migliore o peggiore non lo so ma certamente avremo un'altra Europa eh, è già cambiata non tanto non solo mi verrebbe da dire non tanto perché il 9 giugno, da quello che si legge sui sondaggi, avremo un'Europa più. Eh, i cui componenti ci saranno più sovranisti che non in passato. Eh, ma perché l'Europa è già cambiata, è già cambiata ed è stata sospesa. Dopo il Covid abbiamo sospeso il patto di stabilità e crescita, che era la norma fondamentale che reggeva i rapporti all'interno dell'Europa stessa. La, stanno, la stiamo, la stanno riattivando in modo molto discutibile, eh, però una cosa è certa, che anche se, come sembra sia, il patto di stabilità e crescita sostanzialmente verrà, verrà riaffermato, si vedrà riaffermato squilibrando ulteriormente i rapporti tra gli, stati, tra gli stati membri. Noi abbiamo un debito aumentato e quindi sarà ancora più difficile, come dire, rispettare, nonostante qualche alleggerimento il patto di stabilità e crescita abbiamo avuto per la prima volta un uh, uh, le nostre politiche ormai sono dettate veramente anche in, in passato ma ancora più, ancora più oggi da, dall'Europa la new generation EU in qualche modo determina le politiche nazionali uh, quindi, quindi l'Europa sta cambiando e poi voglio dire una cosa una seconda cosa e poi arrivo all'Italia mi scuso se l'ho presa come si dice alla larga Um, io personalmente mi auguro anche voi, ma io personalmente non solo sono pa genericamente pacifista, lo siamo tutti. Mi auguro che queste guerre si mh, finiscono domani. Ieri, anzi, eh, no. ehm, io la linea di Vabbè, comunque spero che voi mi sentiate. Eh, ehm, quando finirà, se finirà, quando finirà è possibile la guerra, certamente avremo un mondo diverso. Vi Faccio soltanto una delle tante ipotesi che vengono formulate senza neppure esprimere un giudizio. Ma semmai, come viene prospettato, eh, l'Ucraina, chissà come uscirà dalla guerra, ma insomma, quando uscirà dalla guerra e entrerà nell'Unione Europea, è chiaro che avremo un altro, altri rapporti, altri equilibri mondiali. Gli scenari sono diversi in ogni caso, noi operiamo in questo contesto, vediamo l'Italia. L'Italia. Anche qui vorrei insomma, non lo nascondo, io non sono a favore dell'autonomia differenziata, quindi sarei ipocrita. Se vi dicessi senza voler esprimere nessun giudizio, ma anche qui cercando di attenermi ai fatti, eh, indiscutibilmente, al di là del, de del governo che noi abbiamo: un governo, come dire, orgogliosamente di destra, eh, ma certamente è un governo di rottura rispetto al passato. Può darsi pure qualcuno potrebbe ritenere, magari io tra questi, che in qualche modo si arriva ad una conclusione di un lungo regresso. Che, in qualche, che ci sono forti continuità anche con il passato rispetto al titolo V. Ricordate chi l'ha fatto in qualche modo, in qualche modo quindi eh, ognuno ha le sue colpe. Però, certamente siamo una svolta, perché in qualche modo i nodi vengono al pettine. E se adesso arrivo subito, si attuerà il, il terzo comma, l'articolo 116. Beh, certamente sarà la conclusione di un un'epoca di un'epoca storica importante però voglio dirvi anche questo adesso non ho il tempo ma se noi eh, seguiamo come tutti noi facciamo ovviamente la cronaca di questi periodi beh noi vediamo come in qualche modo in qualche modo si stanno facendo i conti con 30 anni di questa storia sul piano, piano dell'ordine pubblico, qualcuno ha detto: il ministro degli interni in particolare ha detto, beh, insomma, gli scontri di piazza ci sono sempre stati scontri di piazza scont o la polizia ha sempre dovuto intervenire per la tutela dell'ordine pubblico. Sì, questo è, vero, questo è vero, ma mai contro ragazzini sedicenni che in qualche modo venivano manganellati nel modo in cui sono stati manganellati. Quindi, evidentemente, siamo ad un punto di svolta rispetto a categorie che noi non non scontate, non vi parlerò ma solo, non, ma solo per ragioni di tempo: solo per ragioni di tempo, di quella che eh, a mio parere, è la riforma ancora peggiore dell'autonomia differenziata, che è la riforma sulla forma di governo parlamentare, il cosiddetto premierato. Non ve ne parlerò perché non è questo il momento, ma mi, mi, mi limito a dire che certamente il cambiamento della forma di governo cambia le forme della nostra. Eh, democrazia. Eh, se mi permettete uno slogan, ma poi se abbiamo tempo, ovviamente approfondiamo e passiamo dallo slogan all'argomentazione. Io credo che veramente stiamo per, se dovesse andare in porto questa riforma del premierato, passare da una democrazia pluralista, da una democrazia costituzionale, quale quella. Che noi conosciamo ad una democrazia del capo identitaria. C'è un signore che molti di voi, o forse tutti voi, conoscono, che, si, che risponde al nome di Carl Schmidt, che è l'ideatore della democrazia identitaria in qualche modo, eh, cioè contro contro il Parlamento e a favore del Presidente, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, a questo punto mi sembra poco rilevante. Certamente stiamo viaggiando verso un'altra Repubblica. Tutto questo per dire una cosa semplice, arrivo all'autonomia differenziata, che in questo contesto la disarticolazione dello Stato che viene prodotta dal titolo V in qualche modo eh, è un tassello, è un tassello importante di un quadro complessivo e complesso. Arrivo con co poche battute a, a parlarvi dell'autonomia a iniziare a parlare dell'autonomia differenziata, sostanzialmente per ehm, sfatare in qualche modo sfatare quello che ehm, è una leggenda che viene richiamata anche da Pietro Spirito adesso, sostanzialmente. Beh, in, in fondo, non si tratta di fare altro che attuare la Costituzione. Eh, sarà pure una riforma che una disposizione costituzionale che a qualcuno, a tutti i presenti, immagino, non piace, però certamente è un sistema di attuazione costituzionale e che questo argomento rivolto a chi come me, e per mestiere faccio il costituzionalista, ha sempre sostenuto che cost la Costituzione dovesse essere attuata, è un argomento che merita di essere, eh, di essere preso in considerazione. Ecco, allora io parto da questa banale considerazione. Non ci vuole uno studioso di diritto costituzionale per dire una cosa molto semplice. È ben possibile che l'attuazione costituzionale sia incostituzionale, eh, cioè che un'attuazione. Al di là del merito del brutto terzo comma del 116, ma può darsi che l'attuazione, così come formulata, noi siamo tendenzialmente diciamo da Calderoli. In realtà da, insomma, da, sì, da Calderoli come punta emergente, ma non soltanto da Calderoli come punta emergente, è una riforma che viola i principi supremi. E se fosse così, che se violassi i principi, Supremi nel nostro ordinamento costituzionale, non c'è dubbio che questa sarebbe un'attuazione incostituzionale della Costituzione. Non è, una non è un gioco di parole e non è una contraddizione in termini. Eh, perché dico questo che è un'attuazione un incostituzionale? Ce l'ho la Costituzione da qualche parte, no, ce l'ho lì e non, non riesco a prenderla, ma basta leggerla la Costituzione eh, per vedere come il modello costituzionale della nostra del Costituzione nel suo complesso, un modello di carattere solidale, si dice anche qui al di là degli slogan, solidale. Solidale vuol dire essenzialmente questo in sintesi: che è vero, si attribuiscono. Pensate all'articolo 5 della Costituzione eh, si attribuiscono le più ampie funzioni e autonomia alle regioni. Io non so voi, ma io certamente spero, ma immagino anche molti di voi. Eh, non sono un centralista, cioè non penso che l'ospedale di Roma, l'ospedale di, Roma, Roma, sì, di Bolzano debba essere in qualche modo eh, gestito a, a Roma o in qualunque altra parte d'Italia. Eh, penso invece che, come dice l'articolo 5, eh, bisogna riconoscere e promuovere le autonomie locali, anzi attuare il più ampio decentramento amministrativo. A garanzia dell'unità e indivisibilità della Repubblica. Eh, la logica del regionalismo che è scritto nella nostra Costituzione, è sostanzialmente, è molto semplice. Eh, bisogna. Eh, cosa dice l'articolo 118? Fatemi leggere così. Così. Non sono parole mie, eh, che l'attività amministrativa, le funzioni amministrative devono rispondere ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non di appropriazione. Cioè, per dirla con una battuta, nessuna ragione può avere, nessuna regione, nessun presidente di regione può avere interesse, come dire, ad essere proprietario a gestire. La distribuzione del gas, dico una delle 23 materie, ma che senso ha la distribuzione nazionale che la distribuzione nazionale del gas venga gestita? Non dico dal Veneto, sì certo dal Veneto, ma forse anche da, dalla Calabria, e evidentemente c'è un problema di esercizio delle funzioni legate al territorio, alla tutela, alla migliore tutela dei diritti fondamentali legati al territorio. E questo, ancora una volta, vorrei farvi l'elenco dei 139 articoli della nostra Costituzione. Lo scrive lo scrive l'articolo 2 della nostra Costituzione quando parla di diritti inviolabili dell'uomo, della persona, eh, su tutto il territorio nazionale, c'è cioè, da aggiungere la, la, il principio di uguaglianza: il principio di uguaglianza eh, stabilisce che ehm, i diritti fondamentali devono essere garantiti nello stesso modo mh, da, da, dalla Valle d'Aosta e in Sicilia e altrove. Eh, Un'ultima battuta su, su questo, poi non voglio fare troppo lunga: eh, si, dice, si dice Calderoli, ma non solo. Che, come dire, le garanzie di unità e di, di visibilità delle, delle, de della Repubblica è assicurata dai LEP. Io voglio dire, dai livelli essenziali di prestazioni. 117 le tre M sappiamo di che sto parlando sapete di che sto parlando um, ora io faccio due considerazioni diversi la prima è la seguente banalissima come sapete il disegno di legge Calderoli ma anche la legge finanziaria che ha previsto la procedura dell'altro anno che ha previsto la procedura um, entrambe stabiliscono che tutto ciò venga fatto ad invarianza finanziaria ehm um, la stessa commissione, la stessa commissione che voi conoscete, che in qualche modo sta o ha in parte predisposto i livelli essenziali delle, delle prestazioni, ha fatto un'affermazione ovvia. La io intanto, io commissione, determino i, i livelli essenziali delle prestazioni, ma poi tu, stato, dovrai in qualche modo trovare i soldi perché questi siano assicurati. Cosa dice l'articolo 117, lettera M della nostra Costituzione? Che bisogna definire i LEP per assicurare i diritti e allora scusate se lo dico in modo banale forse anche un po' forzato perché no eh, è bello sapere è bello sapere che so, quali sono i livelli essenziali per garantire il diritto all'istruzione su tutto il territorio nazionale è bello saperlo però forse è importante in qualche modo garantire che che so le persone disabili possono in qualche modo esercitare i diritti fondamentali in Valle d'Aosta, anziché in Sicilia. Ecco, di questo non si parla. Per questo, in qualche modo, eh, per questo in qualche modo il LEP, la determinazione di LEP non serve a nulla. O meglio, no, serve a nulla, serve per sapere quali dovrebbero essere, quali dovrebbero, in via ipotetica, ma non quali sono, in via. In via, in via reale. Ma riporto quello che hanno rilevato, la ovvia cosa che hanno rilevato il servizio senato del bilancio, la Commissione europea, la confindustria. La confindustria, dico, non dico la Svimez perché è imputabile di, di parzialità, la Banca d'Italia, l'Ufficio parlamentare del bilancio, cioè tutte le istituzioni tecniche. Che hanno sostanzialmente rilevato come mh, questo sistema rischia, con questo sistema, si rischia di perdere la perdita del controllo sul gettito il, il controllo sui conti. Ecco, io mi fermerei qui, non soltanto perché, perché chi vuole governare lo Stato in qualche modo non si può permettere di eh, fare operazioni a cui poi i conti non sono più sotto controllo di nessuno. Lì saremmo veramente non soltanto alla disinuità d'Italia, ma alla crisi del sistema. Tra l'altro alla vigilia di periodi bui per le nostre economie, perché come sapete, da qui a poco, a proposito del, di quello che diceva all'inizio, dei vincoli europei, insomma, mh, verseremo lacrime e sangue su tutto il territorio nazionale e in questo l'autonomia differenziata sarebbe. Grazie professore Azzariti. Eh, seguiamo una linea di continuità. Abbiamo registrato l'intervento di Francesco Pallante. Il professor Pallante ha scritto un libro molto interessante che si intitola Spezzare l'Italia, pubblicato dai Naudi. Un libro diciamo, con un linguaggio semplice ma con argomenti molto convincenti. Vediamo cosa ci dice il professor Pallante. Al cuore della rivendicazione dell'autonomia differenziata da parte delle regioni c'è sicuramente la questione fiscale il tema del residuo fiscale il detto è stato dichiarato esplicitamente dai presidenti della Lombardia: prima Maroni, poi Fontana, dal presidente del Veneto Zaia ed è stato anche eh, esplicitato in maniera chiara dal ministro Calderoli in una intervista rilasciata alla stampa nel marzo dello scorso anno quando accusò le regioni del sud di essere egoiste perché non sono disposte a rinunciare alle risorse che vengono date loro dalle, dalle regioni del nord più ricche. Ora eh, la diciamo, retorica retrostante di questo tipo di argomentazioni qual è? È quella per cui le regioni del nord che chiedono l'autonomia pagano in tasse più di quanto ricevono in servizi pubblici e quindi se fossero più autonome potessero trattenere tutto ciò che pagano in tasse potrebbero erogare maggiori servizi o ridurre le tasse ai loro cittadini questo modo di ragionare è anche alla base delle, degli accordi che furono fatti nel Febbraio del 2018 anche dall'Emilia Romagna oltre che dal Veneto e dalla Lombardia con l'allora governo Gentiloni. L'articolo 5 di quegli accordi prevedeva che effettivamente queste regioni dovessero essere finanziate sulla base del gettito tributario erogato sul territorio regionale, che è un modo diciamo, un po' più sofisticato per far sempre riferimento al concetto di residuo fiscale. Ora. Questo concetto è un concetto che eh, è illogico, anzitutto, perché è illogico? Perché le regioni non pagano le tasse, le regioni non ricevono spesa pubblica, sono le persone che pagano le tasse o ricevono spesa pubblica sulla base delle loro condizioni personali, essenzialmente, cioè quanto guadagnano, qual è la loro condizione familiare, la loro condizione di salute, la loro età, sono una serie di variabili. Che tendenzialmente ci sono delle addizionali regionali, ci sono delle prestazioni regionali, ma sono circoscritte. Tendenzialmente, per il grosso di queste prestazioni, ciò che conta è la condizione di ciascuno e non la residenza di ciascuno. Io pago le stesse tasse che paga un mio collega che insegna all'Università di Macerata, e sia diciamo, nella mia condizione, stessa anzianità di servizio, stesso avanzamento di carriera. Dunque, eh, è radicalmente errato questo discorso sul residuo fiscale perché cosa mira a fare? Mira a ridurre, a circoscrivere la solidarietà economica tra le persone, non più tra connazionali, come chiede l'articolo 2 e l'articolo 53 della Costituzione, ma tra corregionali, ragione per cui io dovrei essere solidale e redistribuire la parte di ricchezza che io pago in più grazie alla progressività fiscale. Ai cittadini meno benestanti della mia regione, ma soltanto della mia regione. È eh, un modo Oltretutto, eh, diciamo, eh, arbitrario di eh, ragionare questo. Perché? Perché se introduciamo questo criterio, cioè io non sono solidale a livello nazionale ma soltanto a livello regionale, io potrei spingermi oltre, potrei dire, ma in fondo dentro la mia regione io vivo nella provincia, io sono piemontese, vivo in Piemonte, ma vivo nella provincia di Torino. Per quale ragione dovrei essere solidale con gli abitanti della provincia di Novara? In fondo non hanno nulla a che vedere con me. Ma dentro la provincia di Torino io vivo in un comune, nel comune di Torino, perché dovrei essere solidale con gli abitanti del comune di Rivoli o di Pinerolo? In fondo sono comuni che non hanno nulla a che vedere con me, ma dentro il comune di Torino io vivo in un quartiere, perché dovrei essere solidale con quelli di un altro quartiere? E dentro il mio quartiere vivo in una strada e poi se vado a vedere vivo in un numero civico, in un palazzo che sta in un numero civico, ho un pianerottolo e quindi alla fine riduco... Uh, diciamo ogni tipo di discorso a me stesso, a me stesso e alla mia famiglia, cioè un criterio intrinsecamente distruttivo di socialità, un criterio in cui alla fine contano solo gli individui. L'egoismo individuale, ognuno solo con se stesso, è il criterio di Margaret Thatcher, per cui la società non esiste, esistono solo gli individui. Ecco, questo è il disegno distopico in cui ci porterebbe l'autonomia differenziata attraverso l'introduzione di questo criterio del residuo fiscale che erode, eh, davvero sbriciola, corrode completamente ogni idea di legame con gli altri. Ecco, questo non bisogna assolutamente consentirla. Dopo diciamo, questo intervento che io trovo particolarmente efficace perché il neoliberismo valigiano del, del nord mi sembra una efficace metafora, vorremmo dare voce al professor Massimo Villone, già senatore della Repubblica e uno dei principali combattenti di questa battaglia perché veramente non risparmia alcuna energia per cercare di frenare quello che sta accadendo. E do la parola al professor Villone. Ci sono dei giornalisti presenti, qualcuno che si dovrà scollegare presto. C'è cioè, eh, Claudio Marincola del Quotidiano del Sud, Salvatore Carnavò del Fatto Quotidiano, Simona Maggiorelli, direttrice di Left e anche l'Eda di Paolo, e Andrea Carugati del Manifesto. Dopo questo intervento del professor Villone e di Marina Boscaino, potete già incominciare a fare delle domande, poi vedremo quando rispondere. Grazie. Va bene, allora io mi scuso se sono arrivato con qualche minuto in ritardo ma ho sentito in parte azzeriti e parlante, e con argomenti che assolutamente condivido, quindi non starò a ripeterli. Uh, avete sentito ottime ragioni per cui questa strada dell'autonomia differenziata non si debba percorrere, ma adesso vediamo che cosa succede. <ride> diciamo, gli argomenti saranno ottimi, però poi la politica può darsi che prenda un'altra strada, anzi sicuramente prende un'altra strada, perché il disegno di legge Calderoli, l'atto Camera 1665, sicuramente passa. Non c'è possibilità mh, di fermarlo, considerando soprattutto che adesso si è consolidata la trilogia delle riforme da parte della destra perché all'autonomia differenziata in quota lega e <coughs> a premierato in quota giorgia meloni si è aggiunta da ultimo la giustizia in quota forza italia non abbiamo ancora un testo ma pare che arriverà quanto prima e quindi possiamo essere sicuri che questa, uh, che questa carovana Andrà avanti grosso modo su tempi allineati perché si direbbe che l'obiettivo è quello di tenere sulla stessa linea l'approvazione la definitiva del disegno di legge Calderoli, la prima deliberazione in Senato sul premierato e la presentazione, probabilmente anche quella in Senato, del disegno di legge costituzionale. Nordio per la giustizia. Quando passa? C'è stato un, un, un po' di turbolenza su questo prima del voto europeo, dopo il voto europeo. Sembra che l'ultimo uh, orientamento sia quello di slittare in ogni caso dopo il voto europeo. Devo dire che è una. È un profilo che non, non ha un particolare rilievo, anzi, secondo me non conta praticamente nulla, perché eh, rileva soltanto per il gioco interno alla coalizione di maggioranza chi mette la bandierina, chi non la mette, chi magari gratta qualche voto in più nelle urne europee e così via. Ma nel, sulla sostanza del problema non cambia assolutamente nulla. Se passa eh, diciamo qualche giorno prima del fatidico momento del voto europeo, o magari una settimana o dieci giorni dopo. Sembrerebbe l'ultimo orientamento, come dicevo, che passi qualche giorno dopo. Che cosa succede <coughs> quando passa il disegno di legge Calderoli? Ma intanto eh, per capirci, soprattutto per chi segue in streaming, non è diciamo dentro uh, la, la vicenda dal suo inizio. I disegni di, di legge Calderoli, uh, la futura legge Calderoli non è quella che dà la maggiore autonomia a singole regioni, è una legge sulle procedure, per così dire. E definisce quindi il quadro procedimentale nel quale ci si muove per avere la maggiore autonomia da parte di singole regioni che poi viene concessa con legge speciale regione per regione sulla base di intesa e questo è il punto da capire bene con la singola regione quindi che cosa alla domanda cosa succede quando passa i disegni di legge Calderoli la risposta è si apre la trattativa, il negoziato per la formazione delle intese che poi saranno alla base della legge che dà la maggiore autonomia a questa o quella eh, regione. C'è un qui, c'è un, un, un po' di fumo che la destra sta mettendo in campo perché dice: vabbè, ma c'è tempo perché poi bisogna fare i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Che citava prima, in particolare il collega Zariti, a parte il fatto che l'EP sono un grande imbroglio di per sé, perché l'EPA volerli avere davvero in campo per la riduzione dei divari territoriali e delle diseguaglianze, richiederebbero un, un, un pacco di parecchie decine di miliardi che non ci sono, e probabilmente non ci saranno, come diceva appunto Gaetano perché le prospettive di sviluppo del nostro sistema sono assolutamente lontane da quelle che sarebbero necessarie per attivare concretamente LEP, il punto è che il disegno legge Calderoli prevede l'invarianza di spesa e quindi esplicitamente nega che ci sia una spesa eh, adesso, ora, eh, sui, sui LEP. Eh, però l'argomento non tiene per varie. L'argomento che poi si vedrà, quindi intanto non si fa nulla perché questo è un argomento che girando per assemblee e convegni io sento ripetere parecchio da parte della destra. Non tiene eh, perché, ma eh, non tiene intanto perché nello stesso, nella stessa futura legge Calderoli ci sono dei richiami alla procedura delle. Ehm, prevista dagli articoli, sette, da, dai commi 791 e seguenti alla legge di bilancio, che prevedono un procedimento alternativo di formazione delle in particolare dei EP fatte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono norme che rimangono eh, in piedi, in quanto richiamate dalla stessa legge Calderoni. E qui non si capisce bene, quindi chi fa che cosa, ma poi, soprattutto, c'è il punto che. L'argomento le, eh, dei LEP che ritarderebbero questo avvio del negoziato e la concessione di maggiore autonomia vale soltanto per le cosiddette materie LEP, cioè le materie che lo stesso disegno di legge Calderoli indica come subordinate all'adozione di eh, livelli essenziali delle prestazioni. Però non al finanziamento, badate, alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione. Quindi può darsi benissimo che si arrivi a una condizione nella quale il livello essenziale di prestazione si scrive sulla carta e rimane lì. Poi ci sono le materie non LEP, cioè ci sono materie che non sono subordinate all'adozione, perché la legge appunto la elenca, sono 9 su 23. Sono, che non sono subordinate all'adozione di livelli essenziali di prestazioni e che quindi per esplicito dettato della stessa futura legge Calderoli possono vedere l'immediato inizio del negoziato il giorno dopo che il, la legge Calderoli entra in vigore ed è pubblicata in gazzetta ufficiale. E badate, che sono materie non da poco, che sono nei rapporti con l'Unione Europea, il commercio con l'estero, la, la, la protezione civile, le professioni. Pensate, sarebbe possibile avere le professioni regionalizzate adesso, non fra due anni, quando ci saranno i livelli essenziali di prestazioni stabiliti con decreto con delegato, decreto che è appunto l'argomento che adesso mette in campo. Vabbè, ma tanto per due anni non se ne parla proprio, no, non è così. Quindi dobbiamo capire bene che su una serie di materie importanti, per un totale di circa 200 funzioni statali nelle materie devolvibili, su 500 in totale, guardate perché è, un, è stato fatto un elenco delle funzioni statali che ricadono nelle materie non LEP, quindi funzioni statali trasferibili nell'immediato, per ben 200 funzioni statali su 500 qualcosa è possibile il passaggio immediato alla fase della trattativa del negoziato e il, trasferimento, il passaggio immediato al trasferimento delle funzioni. Questo per, per dare il quadro del quando succede cosa. Quindi ci sono corpose possibilità che il giorno dopo l'approvazione della legge Calderoli parte un meccanismo di frantumazione seria del paese. Ed è esattamente quello che, che si mette in campo, perché il presidente Zaia del Veneto l'ha già detto proprio, <coughs> l'ha dichiarato pubblicamente alla stampa che il giorno dopo l'approvazione della legge Calderoli, lui arriva a Roma con le carte e comincia e avvia il negoziato e chiede la maggiore autonomia per il Veneto e a, a seguire. Possiamo immaginare che ci sia anche la Lombardia, almeno la Lombardia, l'Emilia-Romagna non si sa perché c'è stato un tentativo di far ritirare la firma ai preaccordi del 2018 da parte dell'Emilia-Romagna. È arrivato in consiglio regionale dell'Emilia-Romagna un disegno di legge iniziativa popolare sostenuto da 6.000 firme. Ma per il momento, per quello che so, è messo a dormire. D'altra parte. Mi sembra del tutto improbabile che Bonaccini in piena campagna elettorale dice abbiamo scherzato, sbagliato ad andare a braccetto con Zaia per alcuni anni, sapete che vi dico adesso ritiro la firma, che lo faccia forse dopo, Finito, finita la turbolenza elettorale può darsi, ma che lo faccia in campagna elettorale mi sembra del tutto improbabile. Allora, che si può fare? Se questo accade, a me sembra uno scenario... Altamente probabile perché, a meno che non ci siano sconvolgimenti imprevedibili, che, non, che le urne europee ci danno un, un esito talmente eh, come dire, eh, destrutturante degli attuali equilibri interni della politica italiana, che cade il governo, andiamo a nuove elezioni, ma sono cose che non succederanno. E a meno che non ci siano questi scenari imprevedibili, questa cosa eh, è realistica, cioè parte questo, questa trattativa perché parte? Perché nel disegno di legge Calderoni la trattativa, il negoziato per, la, per le intese su cui sarà data la maggiore autonomia si svolge <coughs> essenzialmente tra due soggetti: i presidenti delle regioni, gli esecutivi regionali e il ministro delle autonomie, che è Calderoni e quindi sono loro come dire quelli che porteranno avanti il negoziato che consentirebbe a Calderoli consentirà se questo se dovesse realizzare come scenario a Calderoli di portare le carte in consiglio dei ministri nel giro di qualche settimana e dire vedete questa è una bozza d'intesa e che cosa facciamo guardate che il disegno di legge Calderoli c'è cioè una norma transitoria che riprende le, eh, eh, come dire, la trattativa già intercorsa tra alcune regioni e governi in realtà sono le tre regioni eh, che sappiamo Lombardia, Veneto e Emilia Romagna e gli atti che ne derivano sono i noti preaccordi ma sono quelli a cui si riferisce il, la norma transitoria del, della legge Calderoni o sono per esempio le bozze d'intesa che furono successivamente elaborate tra il governo giallo-verde, il primo governo Conte e la ministra Stefani Leghista, che sono tutt'altra cosa, perché le 23 materie, la, la, la richiesta monstro che delle regioni sta in quelle intese, quelle bozze d'intesa lì. E se Calderoli le ripiglia e le riporta, che succede? Chi è che dice no? Ci potrebbe essere chi dice no, perché in realtà il, uh, il disegno di legge Calderoli dà a, al Presidente del Consiglio il potere di limitare il negoziato, che sarebbe proprio un potere da focalizzare in questo momento su questa fase. Cioè uh, Giorgia Meroni può dire no, su questa cosa non si tratta. Per esempio sul, sulla possibilità di, di contrattazione integrativa per la scuola o per i medici, che sono due cose che le regioni chiedono e che determinerebbero condizioni di, eh, come dire, irrecuperabile eh, maggiore divario territoriale, perché alcune regioni potrebbero consentirsi maggiori retribuzioni, altre no, e con, con tutti gli effetti di competizione. Interna territoriale che si verrebbero a determinare, che già sono in atto, barate, Queste sono cose che già succedono adesso. E la, la Meloni potrebbe dire: no, su questo non si tratta, ma lo dirà. Avrà la possibilità di dirlo, o eh, sarà sotto il ricatto di, dei suoi alleati di governo. che eh, Ricatto già esplicitato da Calderoli, che le ha mandato una precisa diffida, c'è cioè una intervista di Calderoli in cui Calderoli dice io mi auspico che nessun governo, ovviamente parla del suo governo, eh, limiti mai il negoziato con le regioni. Dice proprio così Calderoli, dice per nessun governo ma chiaramente sta parlando alla sua Presidente del Consiglio. Quindi questi sono scenari che possono realizzarsi di qui a qualche settimana. Cosa si può fare per bloccare questo? Beh, c'è tutta una, una parte diciamo, del, dei critici. Sì, ma alla... Professore, io magari se lei avrà la pazienza, può, può darci ancora un po' di tempo. Penserei magari di, di spezzare l'intervento e riprendere poi il che fare più Come avanti. Come vuole. Il che fare lo riprendiamo più avanti, va bene. Facciamo qualche esempio anche concreto perché si rendano conto de, della gravità delle materie anche i nostri, quelli che ci stanno seguendo. Va bene. Grazie, Assoluto. professore. Intanto saluto. Eh, Paolo Maddalena che abbiamo visto si è collegato, l'ex vicepresidente merito della Corte Costituzionale anche lui eh, lo inviterei a, a seguirci perché più tardi eh, intervalliamo di nuovo degli argomenti più diciamo, teorici e eh, con questi esempi pratici che adesso andiamo a aprire con Marina Boscaino che è la portavoce del, dei, dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per eh, l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti. E devo dire che chiederei a Marina, visto che in qualche modo ci ha raccontato il percorso che è stato fatto eh, per arrivare a creare questi comitati, che è nato proprio dalla scuola, lei stessa è insegnante ed è autrice eh, del capitolo sulla scuola. Eh, che è una delle materie che possono passare appunto all'esclusiva eh, competenza regionale nonostante oggi eh, quella la parte diciamo eh, de de dei principi sia di competenza esclusivamente statale e la inviterei a raccontarci le due cose cioè qual è stato il percorso del del della nascita dei, dei comitati in OAD e eh, come è, è eh, com'è la situazione anche diciamo, della scuola se dovesse, malauguratamente, come temiamo, essere approvato questo disegno di legge. Prego, Marina. Grazie Anna Maria, grazie Carte in Regola, grazie veramente perché è stato fondamentale credo l'apporto di questa associazione, dello studio enorme, questo secondo lavoro a cui questi governi ci hanno costretto nel corso di questi anni. Sì, il percorso del comità, dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata parte prima dei comitati, cioè parte quando noi insegnanti ci allarmiamo perché sentiamo che c'è nell'aria un percorso di divaricazione dei sistemi scolastici, dal sistema scolastico nazionale a dei sistemi scolastici regionali. Siamo nell'autunno nel, del 2018. Incappiamo in una serie di letture fortunate, Zero al Sud di Marco Esposito, contro la secessione dei ricchi, una, Italia divisa e disuguale de, del professor Villone, il professor Viesti, eccetera, e ci rendiamo rapidamente conto che la questione non riguarda solo la scuola, ma riguarda altre 22 materie che sono quelle che hanno già spiegato molto meglio di me. I professori che mi hanno preceduto e allora a quel punto fondiamo i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica, l'uguaglianza dei diritti. Un nome complicato, ma che significa una serie di cose. Significa prima di tutto che noi pensiamo. Che se anche una sola delle 23 materie dovesse diventare di potestà legislativa esclusiva della, del, della regione si diva, comincerebbe a, a creare una pericolosa divaricazione tra quel provvedimento e il dettato dell'articolo 3 e dell'articolo 2 della Costituzione in particolare ma non solo anche dell'articolo 5 e quindi cominciamo a lavorare in questo senso prima di... Studiando a lacremente, perché la materia è complicatissima. Guardate, io in tutti questi cinque anni e mezzo ho fatto 223 assemblee, come sa Anna. L'altro ieri l'ho a Lodi, dove tra l'altro ho avuto un punto di vista che mi ha sconvolto abbastanza perché penso che l'autonomia differenziata si prepari purtroppo da quelle parti ad avere delle strade abbastanza spianate, sinceramente, e questo è un po' un punto debole forse anche del modo in cui noi ci siamo organizzati o non siamo riusciti ad organizzarci sufficientemente bene relativamente all'alfabetizzazione su una materia che ripeto è molto complessa perché non ha semplicemente implicazioni giuridiche, ma anche implicazioni economiche e sociali enorme. Oltre che, se volessimo andare a fondo la malavita, la, la connivenza con le mafie, se è vero che chi, le istituzioni più vicine al cittadino sono quelle che davvero rappresentano di più il cittadino, per declinare uno degli slogan cari a Calderoli e quindi abbiamo continuato eh, attraverso appunto questa operazione di eh, formazione e informazione continua sul sito, sulla pagina YouTube troverete tutte le nostre conferenze, a volte fatte insieme anche a carta in regola, tematiche, tematiche anche per dire, abbiamo fatto un'interessantissima sessione sul tema autonomia differenziata e donne o autonomia differenziata e studenti e studentesse, che non è esattamente una prospettiva consueta e che è stata molto battuta, ma che porta con sé delle conseguenze catastrofiche. Poiché so che Anna Maria, che hai tantissimi partecipanti, e tu sai tutta l'attività, gli ordini del giorno per i comuni, i vari sit-in, la mobilitazione, l'organizzazione addirittura di una manifestazione nazionale da soli a Napoli, abbiamo portato tra le 6.000 e le 7.000 persone, e per noi è stato un grande successo solo due mesi fa, però vorrei fare... Per concludere tutto quello che abbiamo fatto è sul nostro sito. Chi vorrà potrà andarlo a vedere insieme naturalmente all'apporto, ripeto, davvero straordinario di carta e regola di cui non smetterò mai di ringraziare Anna Maria, Pietro e tutti quelli che ci hanno lavorato. Eh, vorrei fare veramente un'ultima considerazione: a fronte di queste 223 assemblee io lavoro ancora e quindi diciamo fare questa gincana. Di presenze veramente gir battendo da Belluno a allo stretto di Messina, Delna, Cal Caltanissetta sono stata veramente ovunque. Di come regione mi manca solamente la Sardegna, dove non ho mai fatto assemblea. Ecco, purtroppo devo, 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 devo dire questo, fermo restando come presenza il nostro impegno continuerà indefesso perché eh, per il ritiro di ogni autonomia differenziata l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti sono parole precise e forti che non ci disimpegnano quando e se il DDl Calderoli purtroppo dovesse passare e passerà sono ovviamente d'accordo con il professor Villone mi ha molto mh, diciamo ehm, in interessata e suggestionata la notazione del professor Pallante il professor Pallante che ci fa capire appunto quella stretta quell'ennesima stretta disgraziata individualista no dalla regione al condominio addirittura al pianerottolo quindi una società che non esiste più ma solo gli individui esistono ecco io purtroppo nel corso di questa mia esperienza, che è stata anche un'esperienza molto entusiasmante, nel senso che ho incontrato tante persone, ho trovato anche tanta solidarietà, eh, devo dire che eh, l'impatto è immediatamente drammatico. Si fa l'assemblea, la, la, si fa la manifestazione, si fa il pizzitin e tutti ti dicono, mamma mia, che cosa mi hai raccontato, non ci posso pensare, eccetera, eccetera. Ma poi in realtà... È talmente forte quel tipo di pressione, e eh, non vorrei essere troppo negativa, ma temo che sia così, è talmente complessa la, la questione che la gente preferisce dimenticare E quindi eh, è, è stato davvero difficile, credo anche il professor Villone possa condividere con me, eh, condividere con gli altri questo dramma al quale noi stiamo andando attorno. Sulla scuola dico giusto due parole, immaginate 20 sistemi scolastici differenti, differenti non solo perché le regioni chiedono tutto, cioè tutto vuol dire le norme generali dell'istruzione, che sono quelle che vengono chieste dal Lomba dalla Lombardia e dal Veneto, eh, contratti organico, ruoli, valutazione, mobilità e trasferimenti, offerta formativa, formazione dei docenti, alternanza scuola-lavoro, finanziamento delle scuole private, cioè tutta l'articolazione della scuola della Costituzione, quella che la sentenza 200 del 2009 ha definito come norme generali dell'istruzione, la, la Corte Costituzionale ha proprio declinato eh, i vari commi dell'articolo 33 e dell'articolo 34 della Costituzione, ecco tutto questo non sarà più quella spina dorsale della Repubblica che ha rappresentato la crescita culturale, la, la coesione di questo paese l'idem sentire diciamo, il senso di appartenenza a una res pubblica ma diventerà parcellizzato e diventerà marce diverse Portando tra l'altro un altro degli strumenti, oltre alla scuola della Repubblica in sé, eh, diciamo di configurazione concreta del secondo comma dell'articolo 3, cioè è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, immediatamente dopo c'è. La, la, la destituzione definitiva del valore legale del titolo di studio. Perché se io sono la regione Veneto e inserisco la lingua veneta a pari merito, della, con pari dignità della lingua 1, cioè dell'italiano, e inserisco nei programmi la scuola veneta, la storia veneta. Forse a pari merito, non credo da quel che leggo, con la storia italiana e recluto io stesso gli insegnanti, quindi comprimo in maniera definitiva gli spazi di libertà che sono garantiti dal comma 1 dell'articolo 33, l'arte e la scienza sono libere e libero l'insegnamento, che è uno strumento dell'interesse generale, oltre ad essere attraverso il pluralismo il massimo deterrente a diciamo compressione di carattere autoritario ecco che noi siamo davvero nei guai io penso che siamo nei guai non solo per la questione della scuola che ritengo enorme che meriterebbe davvero una trattazione che meglio di me potrebbero fare i professori che mi hanno, mi hanno ma io penso che la visione integrale di questo egoismo mi ricordo un nostro compagno dell'esecutivo iniziò l'assemblea c'eri anche tu Anna del 29 gennaio dell'anno scorso, dicendo il Veneto è una regione egoista, noi vogliamo l'autonomia differenziata. Naturalmente lui non era di quell'avviso, però ecco: temo che vedendo considerando l'articolazione delle 23 materie e delle potenzialità che il comma 3 dell'articolo 116 prevede. Che purtroppo verranno davvero attuate quando e se il DDL Calderoli attraverso le intese DDL Calderoli dovesse andare in porto, ecco io penso che si perda prima di tutto, oltre che il senso di socialità, il senso della persona umana, che è una delle occorrenze che la Costituzione ripete insieme ai termini solidarietà, partecipazione, che sono elementi incisivissimi. Eh, proprio della nostra civiltà giuridica e di quello che una lunghissima normativa gloriosa ha fatto fino a un certo decennio della nostra storia più recente. Poi, proprio intorno a quel fatidico 2001, le cose stavano e poi sono cambiate definitivamente. Comunque, non disperiamo e non abbandoniamo la lotta soprattutto grazie Marina e grazie. io adesso ripasso la parola a Pietro voglio sì. ricordare però che da adesso in avanti si tratta di una carrellata di interventi molto brevi perché sono persone che sono eh, autori della, eh, dei capitoli del nostro libro e quindi diciamo si tratta solo di dire due battute per riassumere i principali punti della propria materia e poi rimandiamo al libro, anche diciamo, se non è una specifica materia, anche in generale del, del proprio intervento nel libro. Prego, Pietro. Sì, io volevo presentare Giovanni Sgambati, che è il segretario regionale della WIL, lui ha trattato il tema del lavoro, tema ovviamente molto complicato. L'avevamo già in qualche modo demolito con le legislazioni nazionali che hanno indebolito la, la forza del, del lavoro e delle organizzazioni sindacali. Con l'autonomia differenziata si entra in un santuario ancora più complicato, perché persino la sicurezza sul lavoro o la previdenza integrativa sono materie che possono essere di competenza esclusiva delle regioni. Volevo chiedere a Giovanni cosa si può fare di concreto, diciamo così, visto che le organizzazioni sindacali hanno cominciato una battaglia e la stanno perseguendo, cosa possiamo fare per contrastare questo disegno? Giovanni. Uh, grazie Pietro, grazie Anna Maria. Lo dicevi tu, è ovvio. Eh, nel mondo del lavoro ci sono tre argomenti per me fondamentali. Quello ovviamente di già oggi, eh, la grande difficoltà nel minare il contratto nazionale, penso nella scuola, sicuramente un problema di fondo. Ma anche nella sanità, cioè nel complesso della sanità. Eh, noi lo, lo ricordava bene anche il professor Villore noi rischiamo di andare in una deriva che è anche un valore di produttività che non è neanche corretto del paese, cioè è solo un egoismo, ma non vi è una competitività che viene pagata, perché la contrattazione integrativa ovviamente a questo dovrebbe servire, ma fermo restante una cornice del contratto. Quello che vediamo in peggio è anche sulla sicurezza sul lavoro, ovviamente già oggi abbiamo delle serie difficoltà per quello che il paese sta pagando in termini di sicurezza, immaginiamoci ovviamente un'autonomia sulla necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, ognuno se la fa in proprio, la vediamo assolutamente per dentro. Quello che si può fare, noi l'abbiamo fatto bene nella parte iniziale, soprattutto nella scuola, quando abbiamo raccolto le firme, ovviamente, e l'abbiamo fatta, ma adesso bisogna fare anche un salto di qualità. Io penso lo sforzo e questo ovviamente vale la pena, come dire, nelle rispettive organizzazioni, svolgere quel ruolo e quella funzione nazionale. Noi non è che abbiamo da conquistare un consenso nel mezzogiorno, perché credo che nel mezzogiorno gli è consapevolezza che questo disegno ci fa arretrare. Bisogna ripartire, ed è quello che sta facendo la UIL, ragionando e parlando soprattutto con le nostre realtà del, del Nord, Penso soprattutto anche in zone molto complicate dove vi è una forte come dire, consapevolezza di aver già votato. Penso in Veneto, in Lombardia, dove magari molti lavoratori hanno come dire, compreso che era utile votare per l'autonomia e sono forti ancora di quel consenso, seppur parziale, con i referendum svolti in Veneto e in Lombardia, che erano puramente consultivi. Io penso che bisogna lavorare in modo molto serio perché anche per quei lavoratori e quelle lavoratrici, questo processo rischia di essere un forte indebolimento. Lo dicevi già tu, noi siamo stati già indeboliti da alcune, come dire, ovviamente hanno nominato oggi la giornata dello Statuto dei lavoratori. È ovvio che già alcune cose. Oggi ci hanno fatto arretrare, io penso che questa dell'autonomia per noi della UIP sarà una battaglia a cui continueremo a svolgerla nei modi e nelle forme, perché poi ovviamente non è solo partecipando alle manifestazioni. Io penso che si può partecipare a manifestazioni quando le condividiamo, ma si può anche invece svolgere quella funzione, come dire, di grande organizzazione nazionale. La UIP sicuramente lo farà. Grazie a voi. Grazie a Giovanni Sgambati e noi riprendiamo il filo delle nostre materie, direi cominciando da una delle materie oggi di esclusiva eh, potestà statale, che è la tutela del, dell'ambiente, eh, dell'ecosistema e dei beni culturali. E abbiamo due, eh, l'abbiamo diciamo, diviso in più capitoli. Comincerei dalla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui ha scritto Gaetano Benedetto, che è il presidente del centro studi del WWF, per poi passare a Daniele Iacovone, che invece si è occupato di paesaggio. Prego, Gaetano. Buonasera, buonasera a tutti. Dovendo fare un flash, parto dalla considerazione del professor Azzariti relativa ai LEP. L'app virtuali perché laddove anche questi fossero in qualche maniera identificati in maniera corretta, non hanno la copertura economica che gli che consentirebbe eh, la loro effettiva applicazione. Ora, questo aspetto è determinante quando parliamo di diritto all'ambiente, perché il diritto all'ambiente possiamo definirlo anche per certi versi, un diritto quantitativo, un diritto per soglie ovvero quanto io devo avere in termini di ehm, inquinamento eh, una soglia tale che mi consente di avere il diritto all'ambiente salubre, oppure quanto io devo proteggere un certo habitat affinché mi dia una certa quantità di servizi ecosistemici. E qui viene un po' il ragionamento che è stato fatto dalla stessa eh, commissione del professor Cassese. Che, pur avendo da un punto di vista eh, nominalistico individuato una serie di livelli essenziali di prestazione che dovrebbero essere garantiti, ha detto che questi possono essere definiti in termini quantitativi e per soglie, ovvero affinché questi possono essere veramente. Eh, salvaguardati come diritti eh, servono delle competenze tecnico-scientifiche che eh, in questo momento non sono state attivate, ma non solo non sono state attivate, perché se parliamo di diritto all'ambiente, ovvero di tutto quell'aspetto che riguarda la salute dell'uomo, via dicendo, noi abbiamo una eh, possibilità di avvicinarsi rispetto a una definizione di LEP. Molto lontano è il mondo della scienza per arrivare a definire livelli essenziali di prestazione per i servizi ecosistemici ed è ancora più lontano se questi servizi ecosistemici devono essere garantiti nell'interesse delle generazioni future, ovvero in termini di prosperità cioè noi abbiamo una situazione dove tutte le situazioni ambientali si stanno aggravando per cui dovremmo avere tutte le crescenti e invece cristallizziamo sostanzialmente senza le necessarie attuazioni economiche dei diritti che sono poi diritti che dovrebbero essere uguali per tutti no? attraverso degli accordi che vengono trattati singolarmente per regione per regione finisco agganciandomi ancora a un altro dei temi che sono stati trattati che è quello della tassazione, perché da un lato ehm, noi abbiamo la dichiarazione che le regioni che non, avranno, che non accederanno all'intesa intese, che non sottoscriveranno le discrete, avranno comunque garantiti questi LEP. E qui ancora una volta c'è il problema delle coperture economiche. Ma dall'altro abbiamo le regioni che sottoscrivono le intese che saranno autorizzate dalle intese stesse a un trattenimento del gettito fiscale sul proprio territorio. E per cui, mentre in alcune regioni noi avremo una situazione dove laddove abbiamo la definizione corretta sì, dei LEP, questi vengono gai, definiti, dall'altro abbiamo già eh, un altro Dall'altro invece gai. noi rimettiamo alle manovre finanziarie e delle variabilità che non sappiamo garantire in. in in precedenza. Grazie. Su questo ci abbiamo il professor Massimo Paradiso che interverrà più tardi, che approfondisce proprio questi aspetti. Io allora passo la parola a Daniele Iacovone, che è architetto e urbanista, ma soprattutto si è occupato di paesaggio con il piano territoriale paesaggistico del Lazio di qualche anno fa. Eh, Daniele, se c'è sempre. Eh, Daniele forse hai il microfono spento? Non, non vedo. Eh, Daniele hai il microfono spento? Ah, più tardi? Allora passo la parola a Giancarlo Storto che parliamo sempre di governo del territorio, che anche Giancarlo è un urbanista, ha eh, scritto anche un libro che ecco. riguarda proprio i poteri eh, regionali. E cosa facciamo? Passo la parola a Giancarlo e poi intervieni dopo. Daniele? Sì. Prego, Giancarlo, sì. presidente di Carti in Regola. Anche. Grazie. Molto brevemente qualcosa su dove è nel territorio, con um, una notazione in premessa: nel senso che se andrà avanti questo processo, eh, i guai sull'organizzazione e la pianificazione del territorio saranno tanti. Ricordo che tra le materie attualmente eh, a, a legislazione concorrente ci sono le grandi reti di trasporto, quindi eh, è paradossale che sulle grandi reti ogni regione decida per conto proprio, è una sorta di contraddizione interna, così come eh, la protezione civile diventerà soltanto eh, di, di competenza regionale, è anche qui è evidente a tutti come questa cosa sia... Del tutto, del tutto illogica ma eh, torno sul problema sulla materia del governo del territorio che come viene scritto nell'articolo 117 attualmente è a uh, legislazione concorrente per dire brevemente eh, qualche 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 considerazione la materia il governo del territorio devo dire è stare oggetto di trasferimento già negli anni 70 con la legge 8 del 72 nel primo, nella prima fase di devoluzione di, di, di competenze alla, alla, uh, alle regioni e quindi oggi la, gli strumenti urbanistici sono approvati dalle regioni ma le regioni stesse sono soggetti istituzionali che possono legiferare su questa materia ma legiferare come legiferare diciamo attenendosi ai principi che lo Stato ha fissato per questa materia, quindi entro un determinato solco. Tra l'altro, la legislazione regionale in questi anni è stata molto copiosa, e su questo non può sfuggire un'ulteriore un considerazione, che questa legge, legislazione regionale è sempre più autonoma già da adesso ed è sempre più attenta a quelli che sono gli interessi gli interessi delle 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 di quelli che intervengono oggi soprattutto finanziariamente sul territorio e, e questo è un decadimento da parte delle regioni su cui lo stato non ha contrastato e anzi in qualche modo ne ha condiviso con alcune leggi quindi siamo già in una situazione eh, molto preoccupante questa situazione preoccupante rischia di diventare eh, molto di più appunto se va avanti questo processo. Eh, faccio alcuni esempi. Eh, eh, se se l'autonomia, eh, se, eh, se il governo del territorio è attribuito totalmente alle regioni, ad esempio lo Stato non avrà la possibilità di, di dare indirizzi su questioni a mio avviso fondamentali, ne cito alcune, il consumo di suolo, non è pensabile che non ci sia un indirizzo, un indirizzo nazionale, che alcune regioni lo, lo, lo eh, predispongono leggi in questo senso, altre non lo fanno e comunque ogni regione avrà un'idea diversa sul consumo di suolo, così come sull'erizia sociale, che è un tema importante per quello che riguarda l'offerta di abitazioni diciamo, a costi inferiori a quello del eh, libero mercato, così come, porto sempre qualche esempio, la rigenerazione urbana, che ancora... Eh, naviga in un, in un mare incerto per quanto riguarda definizione, eh, caratteri e, 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 e modalità di attuazione, ma anche su altri aspetti che, diciamo, potrebbero sembrare in un primo momento di non primaria importanza. Ma, ad esempio, se ne parla tanto in questi giorni, soprattutto in grandi città, sulla regolamentazione degli affitti brevi. Ebbene, ogni regione procederà in modo diverso e quindi cambiando, valicando. Il confine tra una regione e un'altra ci si troverà di fronte a modalità eh, di, eh, di regolamentazione del tutto diverse. Ma ci sono al di là di queste cose anche dei pericoli, dei pericoli veri. Ogni una regione potrebbe, ad esempio, a, eh, predisporre una legge sul condone edilizio, e questo evidentemente senza che lo Stato possa, eh, possa, dare, possa dare dei freni a questo tipo di, di produzione legislativa, così come il rischio eh, forte che ci sia un annullamento di uno dei, eh, diciamo, dei provvedimenti più importanti realizzati del dopoguerra. Mi riferisco agli standard urbanistici. Oggi ogni cittadino è, eh, diciamo, a ogni cittadino è attribuito una quantità di aree che il piano agricoltore deve destinare a servizio ed è una quantità inderogabile. Cioè ogni per ogni cittadino ci sono metri quadri eh, destinati ai parcheggi, alle scuole, ai servizi e così via. Ebbene, questi standard possono essere annullati o azzerati o, o sostituiti con forme di compensazioni economiche senza che lo Stato potrà dire... Eh, eh, potrà dire niente. Ancora eh, oggi lo Stato interviene male e eh, eh, in maniera del tutto insufficiente per quello riguarda le edizie residenziali pubbliche. Le edizie residenziali pubbliche, come mh, è stato scritto in, in una sentenza Corte Costituzionale, rientra nella materia del governo del territorio. Anche qui potrà costituire un alibi perché lo Stato non intervenga più. Su questa fondamentale materia. Ma insomma, quello che volevo dire per concludere è, è, è che si stabilisce, tra l'altro, eh, a macchia di Leopardo: questo è bene sempre sottolinearlo: un, 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 una situazione di, eh, di lingua babelica. Cioè, in ogni, in ogni regione si parlerà in maniera diversa di queste cose. Il testo unico dell'irizia, che era un provvedimento. Importante che contiene molti principi, anche questo è destinato. Quindi ogni regione si inventa eh, i titoli abirettivi che ritiene, li, li chiama come gli pare e, 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 e alimentando appunto una situazione di, 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 grande, di grande incertezza. E, e allora per concludere mi chiedo a chi giova questa cosa, chi ha interesse che cambiando eh, regione ci sia. Eh, modalità diverse, linguaggi diversi, procedure diverse. Qual è l'utilità reale? E su questo chiudo questo breve intervento. Grazie Giancarlo, eh, io ripasso quindi la parola a Daniele sì. a Daniele sì. Giacobone. voglio solo dire che come carta in regola abbiamo un grandissimo allarme per quanto riguarda la tutela del paesaggio, perché è proprio uno dei temi più caldi in cui c'è una sorta poi di rilevamento del limite da parte delle regioni che finora sono state anche come dire, in parte arginate grazie al fatto che c'era comunque un Ministero dei beni culturali, un Ministero della Cultura che poi poteva fare alla Corte Costituzionale. Se i piani paesaggistici, anche qua in Lazio, dovessero essere descrittiva del Lazio, incominceremo a tremare pensando a tutti. Tutte le aree che possono diventare a rischio speculazione. Prego, Daniele. Sì, Buonasera, mi scuso per prima, eh, non ero pronto. Eh, no, Volevo dire che il paesaggio è uno dei, dei più estesi contenitori eh, di beni comuni eh, in termini fisici e geografici, in quanto. Eh, eh, comprende tutti quegli aspetti e quei eh, caratteri che costituiscono leggo eh, sì, cosa dice Daniele, il corpo. per caso hai anche il cellulare acceso su perché c'è un forte disturbo aspettate provo adesso meglio? no peggio? no, 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 no non... non so da cosa può dipendere va bene eh, dicevo, così va meglio o no? Vabbè, come vuoi, poi se vuoi riprendere più no, tardi, no, no, no va no, bene. Dicevo, guarda, il paesaggio è uno dei più, dei, dei più estesi contenitori eh, de, de, dello spazio fisico in quanto rappresenta tutti quei, quei caratteri che costituiscono una rappresentazione materiale de, dell'identità eh, nazionale in quanto proprio espressione dei suoi valori culturali. Ma l'importanza del paesaggio che si estende per circa il 60% del territorio nazionale, 60% del territorio nazionale, comprende anche i parchi, le acque, i boschi, quindi una serie di categorie di beni che sono, costituiscono la nervatura della, della, della tutela fisica del nostro territorio e la loro forza e delicatezza nello stesso tempo è che la tutela di questi beni non, non attiva nessun indennizzo sulla sulla proprietà privata qualora eserciti delle eh, limitazioni su questa. Quindi questo, mh, questo aspetto è particolarmente delicato, tant'è che eh, lo Stato eh, con, eh, non ha mai eh, delegato totalmente eh, la, eh, questa funzione, anzi, no, no, l'ha trasferita per quanto riguarda la pianificazione nel 72 alle regioni, ma non lo ha mai delegato eh, se non per eh, un, un arco temporale di 8 anni. Rispetto agli 80 anni in cui il paesaggio è stato sempre un appannaggio dello Stato e del Ministero dei Beni Culturali. Ora, questa eh, competenza eh, nell'arco del tempo è stata sempre esercitata da tre soggetti istituzionali e amministrativi, il Ministero, le regioni e i comuni che hanno agito con, su delega eh, spesso dell'amministrazione dell regionale, hanno delegato le competenze e soprattutto su due attività, la pianificazione del paesaggio e il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Ora, di de, questo patrimonio pubblico che è tutto diciamo, eh, sottoposto, e, e, e questa prevalenza è, è tale in quanto eh, so, sono beni che sono dichiarati di interesse pubblico, quindi, questa è una dichiarazione che eh, mh, viene fatta o per legge o per, per atto amministrativo, ma che comunque dà a questa parte del territorio una sostanziale difesa delle prerogative di carattere generale. L'applicazione di questa eh, mh, diciamo atti attività eh, che, stanno, che stanno portando avanti si è visto anche dalle proposte delle tre regioni. Delle tre regioni eh, il, non mi sembra se non ricordo male mia Romagna no, ma Veneto e Lombardia una delle, delle questioni che chiedevano era la totale eh, funzione trasferita di che, per quanto riguardava la tutela del paesaggio e le autorizzazioni paesaggistiche, soprattutto. Ora, questa, questa attività che viene fatta sempre: dicevo, da tre soggetti ha un suo motivo. intanto Diciamo, tutela questa, questo esteso eh, interesse, interesse pubblico e poi diciamo, le tre amministrazioni riescono tra loro a sostenere delle, delle, dei livelli di conservazione che da sola perderebbero, perderebbero forza. La, eh, si è visto anche nell'attività nella, nell ordinaria. Che eh, eh, le tre amministrazioni su questi aspetti, sì, in qualche modo, mh, più sono vicine alla, alle esigenze diciamo, diverse dalla conservazione e dalla tutela, e maggiore è la voglia di eh, eh, uscire da questo sistema di eh, mantenimento e conservazione di, queste, di questi beni dichiarati di interesse pubblico. Lo testimoniano peraltro anche il numero delle regioni che si sono adeguate al codice dei beni culturali. Il codice dei beni culturali che è diciamo, attivo da vent'anni, le regioni che hanno adeguato i propri strumenti di pianificazione al codice sono solo 7 su 21, le altre hanno ancora, ma quelle che hanno strumenti che sono legati alla, alla famosa legge Galazzo del 1980. E, e, e peraltro i piani sono, non sono tra loro coerenti perché anche qui il ministero eh, eh, nonostante la sua presenza eh, e il suo contributo obbligatorio, non riesce ad imprimere le, eh, le proprie indicazioni di coerenza. Considerate, faccio un esempio: che la Regione Puglia ha individuato all'interno delle proprie normative del piano paesaggistico un'autorizzazione regionale, che è uno strumento atipico, non è previsto da nessuna legge ed, e riguarda dei beni che sono non coperti da vincolo paesaggistico. Grazie. Bene, benissimo, grazie. l'audio, Ecco così diciamo via il disturbo. E eh, a questo punto passerei la parola a Pietro Spirito, eh, non come conduttore ma come economista dei trasporti, perché diciamo anche il discorso dei trasporti e delle reti eh, è uno dei grandi paradossi dell'autonomia differenziata. Prego Pietro. Grazie Anna, ma insomma, le grandi infrastrutture si realizzano sempre quando gli stati si unificano. Non è un caso che Cavour, mentre faceva l'Unità d'Italia, predisponeva il piano per la unica rete ferroviaria nazionale, non è un caso che Jacques Delors, presidente della Commissione Europea, fece partire il grande piano delle TNT, delle infrastrutture europee, perché l'Europa si voleva unificare. In un'Italia che diventerà una specie di succursale degli staterelli ottocenteschi, ovviamente le infrastrutture si faranno solo dentro i confini di quei territori. Avremo, il, che ne so, in Umbria 5 interporti, eh, in Toscana 6 porti, perché ognuno penserà alle proprie infrastrutture, che è una bestialità, perché le infrastrutture e la logistica hanno bisogno di gerarchia, cioè di un ordine gerarchico che può essere dato solo da una entità sovraordinata che è capace di dare un disegno alle reti le reti senza disegno sono nulla sono errori su errori vorrei farvi notare diciamo giusto perché ci riflettiamo quanto dannoso è il fatto che i grandi porti io ne ho una qualche esperienza siano per ora legislazione concorrente domani in via esclusiva voi capite che avvicinare al decisore politico la infrastruttura è solo un'istigazione a delinquere più si allontana la decisione rispetto a chi la deve prendere più è facile avere terzietà sono principi fondamentali l'uno le infrastrutture si fanno con un grande disegno l'altro niente conflitti di interesse e sulle infrastrutture voi sapete si giocano grandi risorse economiche le Risorse economiche che ci stanno portando, diciamo così, a scoprire non casualmente che queste vicende devono essere seguite con estrema attenzione perché possono deviare le sorti anche della, del, del libero svolgimento delle attività perché poi non conta più il, il presidio tecnico, la qualità tecnica dell'intervento. Cosa si può fare per contrastare questo disegno nel caso delle, delle grandi infrastrutture? Ma insomma, semplicemente. Guardare a quello che sta facendo l'Europa. L'Europa ha un suo disegno molto chiaro: i famosi corridoi europei. I corridoi europei si realizzano perché sono le, la, le maglie fondamentali per dare competitività al nostro continente. Pensare che possiamo realizzare simultaneamente da un lato i corridoi europei e dall'altro le decisioni localistiche eh, della Calabria o del Veneto è ovviamente una grandissima contraddizione in termini. Si sprecheranno un sacco di risorse. Tornerà di nuovo di moda il cemento e non le connessioni. Noi siamo nell'era delle connessioni. Dobbiamo andare a una logica sovranazionale e noi invece stiamo andando a una logica localistica. Anche per le infrastrutture questo è un tema che ovviamente sprecherà la capacità del nostro Paese di essere presente nel mondo. Grazie. Bene, Pietro, allora eh, torniamo a parlare di, come abbiamo parlato anche prima, di eh, aspetti finanziari e fiscali con Massimo Paradiso, professore eh, di economia politica dell'Università di, di Bari, che ci parla e ha scritto un pezzo molto interessante sul coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. Prego, Massimo. Eh. Grazie, buonasera a tutti e naturalmente molte grazie per, per eh, l'invito. Eh, dunque, molto eh, rapidamente, la questione del coordinamento della finanza pubblica eh, si restringe ad un principio, eh, cioè quello del condizionamento finanziario dei diritti sociali, nel senso che eh, L'erogazione di beni e servizi, anche di carattere essenziale, è di fatto già condizionata dai vincoli di finanza pubblica. Ora, come questi si trasferiscono nel eh, disegno di legge di autonomia? Si trasferiscono nel senso che vengono pienamente adottati, se si va a scorrere l'articolato, eh, scopriamo che all'articolo 8, all'articolo 9, come all'articolo 1, 3, eccetera, c'è il costante riferimento alla necessità di eh, eh, soddisfare, quindi sodd al condizionamento dei livelli essenziali di prestazione ai vincoli di finanza pubblica, alle risorse finanziarie. Ma questo sarà vero per tutti? No, solo per alcuni cioè per chi non si, avrà risorse sufficienti trattenute sul territorio, con il limite che è stato eh, ben espresso eh, in precedenza riguardo eh, il mito dei residui fiscali, eh, trattenute sul territorio per cui alcune regioni, quelle più ricche, potranno evidentemente eh, soddisfare i livelli essenziali, magari anche oltre il limite dei livelli essenziali, avendo risorse disponibili. Ecco, quindi eh, questo è un tema eh, che ancora una volta conferma eh, l'impatto in termini di disuguaglianza eh, che eh, produce il disegno eh, tra le regioni italiane. Quelle regioni, le quali richiedendo l'autonomia, si faranno tutte speciali, questo è stato detto più volte, e si faranno speciali eh, e in quanto tali si ritiene, anche questo è stato detto anche oggi, eh, che eh, eh, riescano così a eh, mettere in miglior connessione l'elettore con il decisore politico e implicitamente si assume che quel decisore politico a livello regionale sarà più capace di spendere. Eh, eh, le risorse su quel territorio, di farlo meglio, di farlo in modo più efficiente. Non abbiamo prove a riguardo, ora al di là delle vicende della, recentissime della cronaca, ma, eh, eh, e non sono ne eh, le ultime, eh, eh, le ultime non sono neanche le prime, ma abbiamo dei dati di fatto, cioè le regioni a, a statuto speciale, le quali già trattengono le risorse, e mi riferisco semplicemente all'IRPEF, fanno meglio di altre regioni? Evidentemente no, i dati lo dicono in modo abbastanza inequivoco: nel senso che, eh, guardando la sanità e il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza, abbiamo che eh, regioni meridionali, e eh, il caso della Sicilia, sono inadempienti nel settore della prevenzione o in quello dell'assistenza distrettuale, ma abbiamo anche la Valle d'Aosta che è inadempiente eh, in pieno. Nel adempimento dei livelli essenziali di assistenza, la Valle d'Aosta, eh, così come abbiamo un problema con la provincia autonoma di Bolzano. Ecco. allora, eh, questo mito della capacità di far meglio una volta che si disponde alle risorse è un mito da sfatare. Ed è un mito che, però, è alimentato evidentemente da una forma di egoismo. Eh, eh, di opportunismo sarebbe meglio dire, nel senso che eh, i presidenti delle regioni hanno evidentemente tutto l'interesse a disporre autonomamente di risorse, le quali però vengono raccolte a livello centrale. E questo è il carattere fondamentale e eh, 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 contraddittorio, drammatico di questo federalismo simmetrico, nel quale cioè il centro disegna il sistema tributario e raccoglie le imposte, la periferia le trattiene e le impiega, si dice meglio, ma abbiamo visto che non ci sono. Sufficienti prove al riguardo. E qui solo per chiudere eh, la questione del eh, eh, coordinamento questa volta tra riforme diverse, cioè tra eh, il disegno di autonomia e il disegno di riforma in senso presidenziale di questa Repubblica. Ecco c'è una evidente eh, contraddizione: nel senso che avremmo questo presidente che ha grandi poteri ma ben poche risorse. Eh, quindi avrebbe questi poteri ma poche risorse, perché è vero che disegnerà il sistema tributario, ma è altrettanto vero che quelle, eh, i tributi che saranno raccolti saranno impiegati da altri. Allora qui eh, si pone quindi evidentemente un tema così di ignavia o di incompetenza o di, o di, di, di curioso, di opportunismo eh, ignorante da parte dei decisori politici attuali, riformisti, peraltro. Ecco, spero di essere stato sufficientemente breve. Grazie. Eh, vorrei passare la parola adesso alla dottoressa Loretta Mussi eh, perché il tema della sanità ovviamente è un macigno, è chiaro che le materie sono tante, però la sanità riguarda non solo tutti noi, direttamente o indirettamente, ma anche un grande ammontare di risorse pubbliche, e quindi è una partita sulla quale bisogna prestare particolare attenzione. Prego dottoressa. E buonasera. Allora, la sanità di fatto è già passata in buona parte alle regioni in applicazione del titolo quinto, quindi siamo quasi a 25 anni in cui le regioni si sono, si sono gestite abbastanza per conto proprio la sanità, certo che con l'autonomia eh, differenziata passerà tutto. E passeranno anche i limiti, i parametri, i principi di, che stanno a monte dell'organizzazione sanitaria. E nella regione avremo a questo punto una. La gestione totale, autonoma nell'organizzazione dei servizi e della struttura amministrativa, nella professione dei medici, con partecipazione dei cittadini, per la sicurezza del lavoro, la salute degli animali che non viene mai citata e il controllo degli allevamenti. Il, le regioni del nord, le tre che hanno firmato le preintese, avranno comunque, volendo trattenere buona parte volendo e potendo trattenere buona parte delle, della, della, delle raccolte fiscali, potranno finanziare. Però una, sarà possibile, a questo punto, senza aver nessun vincolo statale, poter aprire, spalancare le porte al privato e già, che già in questo momento sta avanzando molto. In questi, in questi ultimi tre anni, in questi ultimi quattro anni, il privato è cresciuto moltissimo in tutte le regioni, Ci abbiamo la Lombardia e il Lazio che pur con sistemi politici diversi si avviano verso il 60% nella, 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 vera, nella gestione delle strutture private. E nella, e nella presenza di privato che surroga abbondantemente il pubblico, e sarà una, un disastro, un vero disastro già, già adesso per le regioni meridionali. La cui, la cui capienza, la cui possibilità di, raccogli di raccogliere tasse sarà molto bassa, e lo Stato non avrà più neppure la possibilità di, di fare degli interventi per equativi, perché i soldi per gli interventi per equativi se ne saranno tenuti nelle regioni più ricche. La cosa che avevo detto prima che è che la cosa più più pericolosa, più grave sarà quella della, della, della presenza, dei, presenza dei privati, le, le, che sono a questo punto non più, non più famiglie, grandi famiglie, ma sono addirittura multinazionali che operano, lavorano sia in Italia che in Europa e anche fuori da loro. Comunque la cosa principale che mi ho detto subito è che non ci sarà più il servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario nazionale per cui abbiamo combattuto negli anni 70, che è stato fatto nel 78 come uno degli ultimi atti di quel governo di unità nazionale che poi con la morte di Moro è cessata, il, questo servizio non ci sarà più, ci saranno soltanto. soltanto dei servizi regionali anzi li chiamano sistemi regionali, perché nel sistema implicita la compresenza di pubblico e di privato e, e saranno completamente autonomi, da controlli da parte dello Stato. Quello che mancherà ancora completamente, che manca già adesso, Sarà la prevenzione primaria, perché l'ambiente è vero che è passato al Ministero dell'Ambiente, però la tutela delle malattie, soprattutto delle malattie croniche, di moltissime patologie, si fa attraverso, si dovrebbe fare attraverso una stretta collaborazione tra eh, il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Ambiente, un in, in po' su tutti i, i settori che. che costituiscono che sono presenti nel nostro sistema di vita di lavoro di trasporto eccetera e anche quella la prevenzione primaria che già adesso è indebolita abbiamo visto col covid e nonostante il covid la lombardia non ha, non ha assolutamente fatto interventi di rafforzamento del territorio a questo punto non sarà proprio presa in considerazione e, e sarà e non, sarà, e non sarà assolutamente più, non sarà proprio più considerata. Ecco. All'interno della sanità bisogna considerare il LEP, perché il LEP è vero che sono le eh, prestazioni essenziali per i diritti civili e sociali della, della popolazione, ed, e non sto a ripetere quello che ha detto già eh, il professore professor prima. Eh, però i LEP sono fondamentali per garantire le condizioni di base, soprattutto per le persone più anziane che hanno dei problemi di salute cronici e, di, e di, di disabilità, sono fondamentali per riuscire a garantire una base di assistenza sanitaria sociale su cui poi si interviene nei momenti di acuzie. Ecco, questo i LEP non saranno fatti. Eh. È tutta una manfrina quella che la Scusa Loretta, ti chiederei di concludere no, perché concluso, siamo un po' lunghi e devo ancora dare la parola concluso, a Pino Salme sì, 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 e poi anche al all'ultimo giro. Basta, finito. Davvero? Sì, sì. Allora, ecco, si è ricollegato Pino Salmè, che è già presidente di sezione della Cassazione, che sul, nel nostro libro ha parlato del giudice di pace. Gli chiedo di dirlo in sintesi, poi approfondiremo con delle pillole anche questi argomenti anche in video. E poi comunque c'è tutto il capitolo sul nostro libro. Prego, Pino. Apparentemente, quella del giudice di pace è la materia meno allarmante di questa contro rivoluzione che vorrebbero attuare con l'autonomia differenziata. In realtà non è così. La nostra giustizia sappiamo tutti che è un ammalato cronico di un male eh, micidiale che è quello dei ritardi, dei tempi. Sulla qualità ci difendiamo, ma sui tempi della giustizia no. Beh, il giudice di pace... Eh, si occupa del 32% di tutte le cause civili di primo grado e cioè di cause che sono di valore fino a 30.000 euro per quanto riguarda i beni immobili o 50.000 euro per quanto riguarda i danni da circolazione stradale e, e questo già eh, ci fa capire come eh, mettere le mani su giudici di pace significa eh, migliorare o peggiorare la situazione di crisi della giustizia, specialmente civile eh, italiana. Crisi della giustizia civile che significa anche scarsa appetibilità per gli investimenti stranieri nel nostro mondo eh, dell'economia. Bene, la, il disegno di legge Gardnerori ad, attribuisce alle regioni la giurisdizione, la legislazione, la competenza esclusiva sull'organizzazione del giudice di pace. La parola eh, sembrerebbe chiara, ma come tutte le parole in realtà è polisenza, tanto che qualcuno ha pensato di a, far comprendere nell'organizzazione del giudice di pace addirittura i criteri per la nomina e la formazione del giudice di pace che attualmente sono di competenza esclusiva statale, direi per Costituzione. Eh, perché l'autonomia e l'indipendenza di tutti i giudici, compresi i giudici onorari, cioè quelli che non hanno vinto un concorso ma sono nominati all'esito di una selezione beh, eh, questa competenza è del Consiglio Superiore della Magistratura qualcuno la vorrebbe attribuire alle regioni devo dire è una piccola minoranza però eh, stiamo attenti perché beh, non si sa mai quello che può eh, succedere quello che è pacifico è che le regioni potranno determinare eh, il numero dei giudici di pace sul territorio, il numero delle, eh, la qualità e il numero delle sedi, la qualità e il numero dei collaboratori. Tutte cose che non sono indifferenti sia a garantire la possibilità che i cittadini possano accedere su un piano di eguaglianza al giudice civile. Come vorrebbe l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 3 e 24 della Costituzione, sia eh, eh, sui tempi perché un buon arredo, buona eh, accessibilità degli edifici, eh, buona qualità dei collaboratori, eh, evidentemente influiscono anche sulla eh, durata dei processi e anche sulla qualità delle sentenze. E eh, non lo dico io perché. Eh, penso tutto il mare possibile di questo eh, disegno di legge eversivo, da cui come ha detto Gaetano Azzeriti, la cui eversività è tanto maggiore se coniugata insieme a quella del premierato. Ma lo dice la stessa regione Lombardia. La regione Lombardia, nel illustrare una sua richiesta di ehm, accordo. Di decentramento dell'organizzazione di pace motiva dicendo perché così io sono in grado di garantire meglio e eh, più in fretta il diritto di cittadino ad accedere alla eh, giustizia. ci può essere ottimisti per il fatto che dal 2018 ad oggi tre regioni, eh, le tre regioni che eh, avevano perfezionato le intese Veneto, Lombardia Emilia Romagna, nessuna ha rivendicato questa competenza io direi di no perché poi l'appetito viene mangiando una volta attribuito una volta varato il disegno di legge con autonomia differenziate eh, tutte le regioni avranno voglia di occuparsi di questo tema e con buona pace del principio di eguaglianza nell'accesso alla giustizia e sulla, soprattutto sulla, alla qualità soddisfacente della giustizia stessa e ora diamo la parola al uh, emerito uh, vicepresidente della Corte Costituzionale uh, il professor Paolo Maddalena gli vorrei chiedere, visto che ha respirato direttamente all'area della Corte che succederà quando la Corte riceve i quesiti? quale area può tirare da quelle parti? forse al microfono spento perché l'ho spento prima io dovrebbe riattivare il microfono. È, è difficile prevederlo, comunque non vorrei sprecare tempo, vorrei dire pochissime cose se me lo consentite, che mi sembrano importanti. Innanzitutto voglio esprimere i miei sentimenti di grande ammirazione per tutto quello che avete fatto e il rammarico forte di non aver partecipato ai vostri lavori. Perché mi sarebbe stato molto molto. C'è ancora tempo, eh, c'è ancora eh? tempo, è un lavoro in fieri, c'è ancora tempo. Allora, eh? da questo momento consideratemi dentro anima e cuore. Eh? spirito, Mente e cuore, quindi con tutta l'anima che è formata di mente e di cuore. Vorrei eh, fare due proposte um, di fare una piccola premessa eh, e di fare due righe di conclusione a tutto quello che avete fatto. Giustamente eh, Marina Boscaino, e conosco da poco, ma vedo che è una donna che merita un, un grande applauso per l'impegno enorme che, che mette in, questo, in questa vicenda. Siamo alla fine della Costituzione, siamo alla fine della democrazia. La gente non lo capisce, dobbiamo essere chiari per farlo capire. E mi piace la parola ritiro, ritiro dei disegni di legge. Dir dirò poi anche perché io penso molto di aggiungere una cosa su questo ritiro dei disegni di legge. Intanto mi sembra molto importante che le varie cose che si sono dette vengano in, già dall'inizio raccolte intorno a un tema onnicomprensivo. Che praticamente è l'obiettivo fondamentale contro cui si stanno scatenando le forze perverse dei poteri economici perché la modifica costituzionale sia dell'attribuzione sia delle, delle autonomie differenziate sia del premierato mirano ad un fine fondamentale rompere l'unità del popolo distruggere l'unità del territorio che sono presupposto dell'unità del popolo per cui secondo me Bisognerebbe mettere in evidenza due aspetti particolari. Evidentemente, racchiudiamo tutto nel dire è violato l'articolo 5 della Costituzione, come diceva Marina Boscaino, l'articolo 5 della la Unità e Indivisibilità della Repubblica. Quando si dice Repubblica, si dice Popolo. Se voi togliete Repubblica, eccetera. Eh, L'idea fondamentale è che secondo me va posto subito in evidenza. Come diceva Cicerone, io, i miei studi fondamentali sono romanistici, dovevo fare il professore di diritto romano, poi ho fatto altro, comunque ho mantenuto la libera docenza in diritto romano che mi è stata fondamentale in, nei miei lavori di costituzionalista. Diceva Cicerone che eh, il popolo, il popolo, populus, non è... Un'aggregazione di persone in qualsiasi modo raccolta si, ma è una, un cetus che piace dirlo in latino queste tre parole perché rendono di più eh, cetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus, una moltitudine di persone che si sono associati col consenso giuridico. E per una comunione di interessi. Perciò la cosa importante quando si dice unità economica, fin dalle origini, fin dal pensiero limpido di Cicerone, implica l'unità giuridica e l'unità economica, che sono due aspetti strettamente collegati. Dico molto brevemente: metterei un, queste, un piccolo, piccolo capitoletto sull'essenza che riunifica poi tutti gli elementi della Costituzione. Che è quello della unità del popolo. L'unità del, del popolo ha un, una particolarità che va messa in evidenza. Purtroppo sull'argomento ha giocato male una larga dottrina seguita da una certa giurisprudenza che considera lo Stato come ente giuridico e la Pubblica Amministrazione come persona giuridica. Che la pubblica amministrazione sia una persona giuridica è fuori, è fuori discussione. Ma tenendo presente che la pubblica amministrazione, è persona giuridica, è lo strumento con cui si attuano gli interessi e i fini della, dello, stato per, dello Stato reale, che è uno Stato comunità, sono i cittadini, sono tutti i cittadini e essenzialmente il popolo. Quindi, il, il, nel, in questa definizione di popolo, io sottolineerei due aspetti che sfuggono. Di solito, il popolo, secondo l'articolo 2 della Costituzione, dove si parla dei diritti inviolabili dell'uomo, la Repubblica riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formaz formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La solidarietà è strettamente connessa al popolo è strettamente connessa all'elemento all popolo, alla sol la solidarietà. E il popolo è preso in considerazione sia sotto l'aspetto del singolo per gli interessi dei singoli, sia, sia, sia nell'interesse di tutti, che, 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 che per cui il, il singolo è considerato parte del tutto nelle formazioni sociali. Poi c'è una corrispondenza import importantissima, una correlazione importante tra popolo e territorio. Che le autonomie differenziate vanno contro il popolo, contro l'unità del popolo e contro l'unità del, del territorio. In, in questa caratteristica fondamentale che non dovrebbe mai sfuggire, formata da cittadini, sia singoli, sia come parte della comunità nazionale, il professor Maddalena, poiché abbiamo sforato alla grandissima. No, un attimo, mi mi concludo un momento. Mi scusi, se no perdo tempo. Mi scusi, il concetto di territorio coincide perfettamente con queste due con questa due, con queste due caratteristiche del popolo previsto in Costituzione il, il, la proprietà pubblica e la proprietà privata. La, non esiste il resto co in commercio e il resto extra commercium. Le resto extra commercium sono necessarie per la sussistenza del popolo. Se va via la re, resto extra commercium, si perde. Il, il popolo non ha come, come mantenersi. Cade il popolo. Ecco che viene attaccato anche. L'elemento fondamentale, cioè la fonte di produzione e di sostentamento di tutto il popolo, che è la proprietà pubblica, di cui l'articolo 42 della Costituzione, che va inteso nel, nel senso costituzionale, di demanio costituzionale, l'aveva capito Sabino Gassese, di proprietà costituzionale, nella quale entrano i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, le situazioni di monopolio. Articolo 43 della Costituzione, e non solo il codice civile. Il territorio inteso dal codice civile, ma anche e questo spiega molto agli urbanisti tante cose: ma anche i limiti cosiddetti alla proprietà privata, tenendo prese presente che la proprietà pubblica è illimitata, mentre invece la proprietà privata è, ha dei forti limiti proprio in funzione degli interessi di tutti. Concludo ricordando l'ultimo comma, l'ultimo rigo dell'articolo 153 della Costituzione di Weimar, alla quale è molto attinto la nostra Costituzione, che dice. L'uso, cioè la proprietà obbliga, l'uso della proprietà, oltre che il singolo, deve essere rivolto al bene comune. Si tratta questi di elementi fondamentali che secondo me non possono essere trascurati. Poi, a, a, aderendo a quello che diceva Marina Boscaino, se, se mi è concesso di aggiungere, io aggiungerei alle mh, perfette critiche singole, molteplici che sono state fatte al testo. Che a me sembra che eh, il, il signor l'onorevole scusate l'onorevole Calderoli nel suo disegno di legge non abbia attuato l'articolo 116, perché l'articolo 116 parla di condizioni, di condizioni, di forme e condizioni particolari di, utilità, di autonomia concernenti concernenti le materie indicate eccetera, cioè le materie concorrenti, 23 materie di grosso calibro, eh, 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 diciamo poi l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, il patrimonio storico artistico della nazione, il paesaggio. Eh, tutto, tutto questo, eh, com, come dire, mh, viene, viene riassunto nella formulazione, non so chi l'abbia fatta, di autonomie differenziate e poi la leggina di cui parla, di cui parla, parla eh, Calderoli non è affatto la legge dello Stato di cui l'articolo 156, che deve essere approvata a maggioranza dei componenti della Camera, una legge rafforzata, ma una leggina che approva le intese, che c'entra le intese a un presupposto della legge dello Stato. Professore, dice, aspettiamo dice, il suo, suo po testo. per bravi, pubblicarlo da, da, di che devono Mi scusi, dottoressa Anna Maria, eh, le restituisco la parola. Grazie mille, grazie del contributo. Vi dico, siccome siamo molto, un po' in ritardo, eh, dico eh, come dovrebbe essere un po' il piano. Eh, ci hanno seguito ancora dei giornalisti e se vogliono fare delle domande a noi resterebbe eh, la conclusione del professor Villone e eh, delle sue proposte eh, sul che fare. E poi concluderei con due testimonianze, una di Dianella Pez dal Friuli e una di eh, Marco Esposito eh, da, da Napoli, eh, che diciamo possono dare la cornice giusta per la chiusura della serata. Allora, Pietro, perché Pietro... Volevo vi... solo sottolineare ah. no, che io, sia io sia il professor Villone siamo rimasti fermi come un suo uomo nonostante due scosse di terremoto diciamo ecco. quindi volevo diciamo, dare la parola solidale al professor Villone per indicarci che fare Sì, grazie appena qualche minuto fa come diceva, come diceva Pietro abbiamo avuto un piccolo memento dei campi pagrei ma io vorrei ripartire da una cosa che ha detto Marina Boscaino, l'ha detta con parole gentili, ma ha detto una verità sgradevole, che io assolutamente condivido perché riflette anche la mia personale esperienza come, eh, a, come la sua. Eh, C'è un, una parte di questo paese che l'autonomia differenziata la vuole. È bene che noi ci rendiamo conto di questo e che partiamo da questa realtà perché se no rischiamo rischiamo di fare un seminario di autocommiserazione che non serve a niente. E la vuole a prescindere dai LEP, che ci siano o non ci siano i LEP, poi sarà per ignoranza, sarà per egoismo, sarà per inconsapevolezza, poco importa, ma uh, è così. E questo nonostante che ci siano mondi importanti, contrari, la, la scuola che ci ha dato una mano fortissima nel raccogliere le firme per una legge di un iniziativa popolare costituzionale che abbiamo fatto arrivare alla discussione in Senato. Eh, la CGL Scuola e la Will Scuola ci hanno supportato in maniera molto forte, la sanità è contraria, le professioni sono contrarie, i maggiori sindacati sono contrari, la Chiesa è contraria, va bene? Però nonostante questo, questo vasto schieramento che sia contrario c'è un pezzo di questo paese che questa cosa la vuole, Com chi è che ha interesse? E e qualcuno ha fatto questa domanda, ma chi interessa questa cosa? Ma qua bisogna intenderci, mi pare che il professor Paradiso l'ha citata di passaggio, guardate, questa cosa interessa al centro politico regionale, perché questa è un'operazione che uh, provoca, uh, se portata avanti nei termini in cui alcuni lavorerebbero, un gigantesco spostamento di potere reale dal centro alla periferia, e, cioè dalle tavole dei ministri e dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri al tavolo del Presidente di Regione o di assessori regionali. E que questa è la molla che sta dietro nelle sedi istituzionale, oltre a poteri economici che hanno interesse a questo tipo di cosa. E quindi per questo, eh, per questo dico che questa cosa passerà, perché ci sono spinte potenti e tolleranze che bisogna considerare, che ci dicono che questa cosa passa. Allora che cosa possiamo... Passa nel senso che è approvata, insomma, ecco. Che cosa si può fare? L'opposizione la può fermare? No, perché nel nostro Parlamento non si può tecnicamente fare un'opposizione che blocchi la maggioranza se la maggioranza è compatta e la maggioranza si è compattata. Mattarella può, può rifiutare la prolungazione, anche questo è un argomento che si sente a fare. Potrebbe formalmente sì, ma non lo farà anche perché il rifiuto di promulgazione è sostanzialmente inutile. Perché può essere superato dal nuovo voto parlamentare e Mattarella, poi essendo personalmente coinvolto diciamo, in questo giro di riforme, come è ovvio, sul lato premierato. Non credo che si vorrà esporre su questo, eh, su questo versante. E quindi noi siamo di fronte a una prospettiva per cui di qui a poche settimane si apre un negoziato che può portare concretamente alla frantumazione del paese. Quindi bisogna resistere ora. Quando si dice facciamo un referendum, intanto il referendum forse probabilmente... Possibilmente è inammissibile perché questo è un collegato a bilancio in cui c'è tutto un discorso tecnico da fare, ma c'è una probabilità corposa che sia inammissibile. Ma poi soprattutto un referendum è lento, un referendum abrogativo eh, ex articolo 75. Se non si hanno cinque consigli regionali che impugnano, che fanno il quesito, lo stesso quesito, e non ce li abbiamo, io credo cinque consigli regionali, richiede 500.000 firme. Partendo a, a, a giugno, diciamo a fine giugno, le firme d'estate non si raccolgono, significa raccogliere l'anno prossimo le firme e secondo la tempistica stabilita dalla legge sul referendum, quindi è una tempistica non riducibile, si vota nel 2026. Da ora al 2026 può essere successo di tutto in questo Paese. Per questo è necessario attivare strumenti di contrasto ora. E qual è l'unico strumento di contrasto possibile? Un ricorso alla Corte Costituzionale. E ci sono argomenti seri che si possono mettere in campo. Ricorso alla Corte Costituzionale da parte, in via principale, da parte di qualche regione. E si dice, ma come? Proprio quelli che hanno interesse. Sì, ma per questo bisogna far partire dal basso una pressione affinché qualche regione faccia questo ricorso guardando non all'interesse del ceto politico, ma all'interesse dei cittadini rappresentati, che c'è ed è ovvio. E per questo serve un'associazione come Carta in Regola, per questo serve la pressione del sindacato, per questo serve la Will in campo, per questo serve la CGL che fa la via maestra e, e, e attiva circuiti di partecipazione insieme al, al sindacato, alla Will circuiti di partecipazione. Di partecipazione eh, democratica. Quello che noi dovremmo cercare di fare, io credo, è trovare anche la via argomentativa che ci pone nella condizione di farci ascoltare perché il problema non è avere gli argomenti, noi gli argomenti ne abbiamo un'infinità e sono tutti argomenti fortissimi. Ma il problema è che gli argomenti bisogna farli valere e come li possiamo far valere, che cosa possiamo mettere in campo, dove. Ma io credo che bisogna non cercare la contrapposizione nord-sud, che c'è un contrasto di interessi reale, ma puntare anche a evidenziare il comune interesse di questo paese. Il comune, quello che diceva Spirito, per esempio, sulle grandi reti di trasporto e di comunicazione. Ma vogliamo, vogliamo mettere, diciamo, la la competitività di un paese che ha una rete effettivamente nazionale e la competitività di un paese che ha, ha tante retine regionali. E quindi la, Stefano Fassina sta mettendo pubblicherà tra breve un, 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 un volumetto che guarda appunto a questo, con l'argomento conviene al nord come al sud. Che si abbia un Paese unito, cioè la Repubblica una è una indivisibile, ma allora per tutti, qualcuno perfino in Confindustria l'ha capito. Allora, su questa cosa bisogna, bisogna avere la capacità di incidere e, e di far capire a quel pezzo di paese di cui parlava la Boscaino, <coughs> e <è> che io, <coughs> io pure ho incontrato purtroppo. E lo voglio, lo voglio esprimere la mia solidarietà perché non è stato un passaggio facile. Che la locomotiva del nord, che è quello su cui questo paese investe da vent'anni, ha portato il nostro treno in deposito. È quello che ha fatto sviluppare il nostro paese allo zero virgola. È per quello che noi siamo anni indietro rispetto ai nostri partner europei. Perché è un paese che ha un terzo fermo perché il nostro paese ha un terzo che, non ha, che ha il motore senza benzina. È chiaro che è un paese che non può correre, non può essere competitivo. E non c'è da illudersi che la locomotiva del nord ci trascina tutti verso un futuro radioso, perché non è così. E allora noi abbiamo gli argomenti, abbiamo la possibilità di stare in campo con l'obiettivo di un paese più forte e più competitivo in quanto unito e in quanto anche capace di ridurre i divari territoriali, capace di riportare ad eguaglianza diritti che oggi dipendono dal codice di avviamento postale e allora bisogna che siamo in campo, poi possiamo perdere. Guarda, può darsi benissimo che questo paese ha deciso che è meglio divisi, era l'idea originaria della Lega, era l'idea originaria di Miglio, col quale io colluttavo nella me, nelle mie prime esperienze parlamentari. Miglio diceva: l'Italia non è un paese unito, non è un paese, noi siamo due, forse anche tre paesi. E questa è la prospettiva nella quale noi. È chiaro che è una prospettiva del tutto di radicale stravolgimento della Costituzione, ma è questo quello di cui stiamo discutendo. Se abbiamo il coraggio. Di fare questa battaglia fino in fondo, io penso che abbiamo la nostra possibilità e io penso che dobbiamo farla fino in fondo. E mi fermo qui, grazie moltissimo al professor Villone. E mi sembra che questo discorso si leghi molto bene con eh, l'intervento che farà Dianella Pez del Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata del Friuli-Verezia Giulia. Intanto ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso e ancora. Eh, Racconteremo di tutte le altre persone che non hanno potuto partecipare a questa diretta ma che hanno scritto degli interventi molto interessanti nel libro e naturalmente continueremo a organizzare altri, eh, altri eventi come questo, possibilmente anche in presenza. Allora, prego Dianella e poi continuiamo ancora con una testimonianza di Marco Esposito. Io sono testimone del Nord-Est, abbiamo detto adesso, intanto buonasera a tutti e tutte, grazie a Pietro e Anna Maria per il lavoro grandioso che fanno, davvero grandioso. Cos'è il Nord-Est? Il Nord-Est, ehm, chiamiamolo Trento e Bolzano, regione, regione provincia autonoma e stato speciale, chiamiamolo Veneto, chiamiamolo Frivenzia e giulia Due terre speciali una che diventerà speciale. Sono due terre che ricordiamo, in particolare Trento e Bosone e Friuli Venezia Giulia, che fanno parte della serie di regioni speciali. Sono nate l'ultima Friuli Venezia Giulia, non dimentichiamo, per ragioni di lingua e di povertà. Noi Friuli Venezia Giulia eravamo una regione povera. Abbiamo chiesto di essere regione speciale. Perché? Ma perché c'era il nemico, no? c'era la Jugoslavia dall'altra parte, c'era il plurilinguismo, il friulano, l'italiano, lo sloveno, l'austriaco, eccetera. Ma fondamentalmente eravamo poveri. Perché faccio notare questo? Perché adesso sono le regioni ricche che lo stanno chiedendo. Sono le regioni ricche, questo è assolutamente paradossale. È il Veneto, soprattutto, che oltretutto, in Friuli Venezia Giulia, tutti hanno paura che ci fagogiterà proprio in questo clima competitivo che si è creato. Cosa vogliono queste regioni? Queste regioni vogliono i soldi, vogliono la scuola e vogliono la nostra vita. Questo, diciamolo molto in estrema sintesi. Il Trentino, Trento e Bolzano hanno i soldi, hanno tutto. Hanno, cioè, le tasse, il gettito fiscale ricade quasi, quasi totalmente in regione. Il Friuli Venezia Giulia vuole questo. E vuole esattamente questo. Lo dichiara. Certi partiti lo dichiarano. Le altre regioni vorranno questo. Mi fermo solo un attimo sulla scuola. Sono stati discorsi i soldi che è il discorso fondamentale. Qui in Friuli Venezia Giulia si è votato proprio pochi giorni fa un documento in Consiglio regionale che affida la paritetica. E tutta la gestione del passaggio di alcune materie alla nostra regione. Fra queste materie, centrale, la scuola. Poi vogliono una scuola. Perché vogliono una scuola? E eh, Vogliono una scuola perché la scuola è una cosa che verrà colonizzata, è una cosa che dà consenso, è una cosa che va controllata, perché è una ricaduta politica. Cioè, osano dire, dopo che mi avvio la conclusione, nel documento di avvio di questa pratica che la scuola è virgolette interesse strategico della regione. Ecco solo interesse strategico. O interesse di mercato. Cosa sono gli studenti? A ah, perine nel mercato. Io ho lavorato nella scuola per tutta la mia vita lavorativa. Gli studenti e studentesse devono essere al centro della scuola, non ci deve essere il mercato al centro della scuola. Questo processo porterà il mercato sempre di più al centro della scuola. Questo è il danno enorme che viene fatto ai cittadini e alle cittadine di domani, quelli che dovrebbero essere al centro invece, sono cose, sono merce. La scuola ha bisogno di essere umanizzata, ha bisogno di questo. Il processo in atto opera esattamente in verso contrario, nel verso di una ulteriore deumanizzazione. Questione B, su cui vado a chiudere. Parlava prima il professor Villone di imbrogli, citava i LEP, diceva i LEP sono imbrogli, ma ci sono diciamo più di imbrogli in questa faccenda qua? E il primo di questi imbrogli sono i falsi miti che sostengono la posizione autonomia differenziata. Efficienza, vicinanza... Della popolazione ai centri decisionali prima è meglio, come diceva anche eh, Massimo Paradiso prima. Noi siamo capaci di fare prima e meglio. La vicenda Totti, comunque vada a finire, no, con ciò concludo: non lo sappiamo. La vicenda Totti ci dimostra esattamente, ne avessimo avuto bisogno proprio questo, come ce lo ha dimostrato Lombardia di Formigoni, come ce ha dimostrato il Veneto di Zagara. E concludo con una bella cosa irriverente che ho preparato per voi, perché Altan, il vignettista, lo conoscete tutti, vive a 10 km da dove vivo io. 40 anni fa ho fatto questa vignetta, molto irriverente, e quindi va bene per una conclusione che vi mostro e vi leggo. Da. Devi allontanarlo un po'. Eh, ma ah. ve la leggo. Ah, sì. E ve la leggo 40 anni fa. Con il decentramento non hanno bisogno di venire fino a Roma per leccarci il culo. Punto. Questo amplia di molto la partecipazione. Grazie, ho <ride> concluso. Grazie Dianella. Io prima di passare di nuovo la parola a Pietro per l'ultima battuta, voglio ricordare quelli che stasera non hanno potuto partecipare, ma che hanno. Contribuito consistentemente al libro. Intanto ringrazio anche i giornalisti che ci hanno seguito eh, e anche Mara Filippi del Premio Morione, ma anche Claudio Marincola de del Quotidiano del Sud, Salvatore Carnavò che si è staccato poco fa eh, del Fatto Quotidiano, Simona Maggiorelli e Leda Di Paolo del, di Left e Andrea Carugati del Manifesto che non so quanto sia riuscito perché aveva degli impegni. E comunque sono, non hanno partecipato, ma appunto leggerete nel libro i loro contributi, Edoardo Zanchini e naturalmente Gianfranco Vieschi, eh, Vincenzo Vita, Mariella Volpe e poi ci sono una serie di economisti che sono Alberto Lucarelli, Paolo Guerrieri, Raffaele Brancati e Alberto Zazzaro. E ringrazio anche Franco Russo e Vincenzo Smaldore di Open Polis che ha dovuto anche lui scollegarsi, ma con cui stiamo avviando un altro lavoro sulle mappe delle disuguaglianze a livello italiano. Prego Pietro, così poi concludiamo con Marco sì. Esposto. No, io voglio solo dire che c'è bisogno di continuare a fare informazione, anche in modalità nuove, nel senso che bisogna raggiungere quante più persone possibile, perché il livello di comprensione. Questa legge è ancora molto basso, eh, cioè che una regione possa farsi una banca locale credo lo sappiano davvero in pochi, eh, per fare un esempio. Quindi c'è secondo me necessità di trovare modi nuovi e anche piattaforme nuove con le quali almeno mettere a disposizione dei cittadini l'informazione che non viene data purtroppo dalle istituzioni che dovrebbero farlo. E quindi insomma, Marco Esposio che tra l'altro è fatto un giornalista, lo segnalo perché è interessante. Pochi giorni fa ha avuto un grande successo perché gli hanno messo una pillola su TikTok che parlava dello, dello scippo di eh, un paio di miliardi di euro dal fondo di preguazione sulle infrastrutture per il Mezzogiorno. Eh, la notizia era stata data all'inverso: istituito un nuovo fondo? No, erano stati tolti due miliardi dal vecchio fondo. Eh, e questo spiega però come diciamo, stiamo messi dal punto di vista della correttezza dell'informazione. Quindi cerchiamo di continuare a fare questo lavoro. Orwelliano, anche questo, come tutta la vicenda dell'autonomia differenziata. Beh, io sono inevitabilmente un ottimista, inevitabilmente perché questa vicenda la seguo dall'inizio, e all'inizio era veramente difficile, eravamo veramente pochissimi a occuparci di questa materia. Il primo incontro che facemmo a Roma, ricordo con Gianfranco Viesti, c'erano una dozzina di persone distratte. E poi però un po' alla volta si è migliorato e trovo tra i segnali positivi il fatto che la calendarizzazione dell'autonomia differenziata slitta dopo l'europeo. Vuol dire che la paura che ci sia una incidenza sul voto, soprattutto nel mezzogiorno, c'è, tra i partiti della coalizione di governo ci sta. E così come Toti probabilmente si dimetterà dopo, c'è anche questo classico modo di prendere in giro gli elettori, come se rinviare a, a dopo il voto qualcosa eh, li faccia distrarre sul tema. Però ovviamente c'è ancora tantissimo percorso da fare, ma il tempo gioca a nostro favore, perché ogni volta che riesci a spiegare alle persone che loro verranno giudicate non in base a quello che sono, ma come diceva Martin Luther King, al colore in quel caso della residenza, non della pelle, ebbene questo provoca una reazione. Al di là di tutti i temi tecnici che restano difficili, vedremo poi le regioni come faranno ricorso, insomma ne parleremo, però il punto chiave è che per, fra le persone deve diventare consapevole e sta pian piano diventando consapevole il fatto che sarai discriminato valutato in base al luogo dove vivi con una conseguenza che non è immediata da comprendere ma poi un attimo dopo ci arrivi cioè che se io sono discriminato in base al luogo dove vivo cambio luogo sono incentivato a spostarmi e quindi eh, si incentiva una cosa che sta già accadendo in modo drammatico da anni cioè le migrazioni dalle aree interne verso il, le città e dal sud verso il nord, è stato molto impressionante il dato Istat del rapporto annuale recentissimo, in cui si vede che nel mezzogiorno il calo di giovani è identico sia nelle aree interne sia dalle città. Cioè la perdita di giovani colpisce anche Napoli, Bari, Reggio Calabria, mentre... Eravamo abituati all'idea che si svuotasse l'osso, invece si sta svuotando anche la polpa nel mezzogiorno. Quindi, noi abbiamo bisogno di far comprendere questa cosa al sud e anche al nord, perché quando ci sono molti anziani che tu li sposti in Liguria, eh, non è che risolvi il problema delle pensioni e del sistema sanitario. Quando ci sono pochi giovani. Eh, da quando si è cambiata la costituzione oggi abbiamo perso 3 milioni di giovani su 13 milioni. Perso nel senso che non ci sono più fisicamente in Italia o perché sono andati all'estero o perché semplicemente ne sono nati di meno. Con 3 milioni di giovani in meno no, è inutile, è del tutto inutile che tu li sposti dal sud al nord. Le migrazioni possono avere un senso anche economico che piacciano o non piacciano. Quando c'è una popolazione in crescita è chiaro che se vanno via le persone dall'Africa non si sta svuotando l'Africa, ma anzi hai un fattore di riequilibrio. Dal sud questo fattore di riequilibrio non c'è. Quindi la discriminazione territoriale è mortale per il Mezzogiorno e il progetto di autonomia differenziata è fuori dal tempo, fuori dalla storia. Quel che noi poi dobbiamo provare a fare, a mio parere, e ascolterò perché riuscirò, credo, ad ascoltarvi le vostre riflessioni, è vedere come accorpare, come unire, come far comprendere che i due progetti di riforma, quello del premierato e quello dei premierini, vanno a braccetto. In entrambi i casi, la Segre l'ho detto benissimo, siamo di fronte a delle monocrazie, delle persone che possono decidere qualunque cosa a prescindere dagli organi collegiali, a prescindere dal Consiglio regionale, a prescindere dal Parlamento con maggioranze blindate legate alla persona. Questo è un sistema ademocratico, se non del tutto antidemocratico, che non può funzionare, che crea uno squilibrio ancora più accentuato nel momento in cui alcuni premierini avranno risorse in abbondanza, per esempio per pagare di più il personale sanitario, il personale scolastico, e altri invece saranno a stecchetti. Contro questo eh, ci dobbiamo battere insieme, anche perché quando verrà il referendum sul premierato, e quello verrà, dovrà essere un referendum sul premierato e i premierini, e facendo cadere la riforma costituzionale cadrà tutto il pacchetto di riforme a maggioranza immaginato da questa maggioranza, che non dimentichiamolo mai, nei voti è minoranza nel Paese. Ecco perché in occasione del referendum, se saremo bravi a spiegarci, e stiamo facendo passi avanti si potrà vincere e anche vincere con largo margine grazie ringrazio tutti quelli che sono riusciti a seguirci fino adesso a partire da, dai nostri amici che sono qua eh, collegati con noi eh, saluto tutti e mando un ultimo contributo video per salutarci che riassume tutte le materie che potranno passare alla competenza esclusiva delle regioni buona serata